Buonasera e buona cena. Bonsoir. Buonasera. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti. Ci sono anch'io, sono Porca sotto il boia. tavolo, sì. Maledetto te e le tue seppioline. Allora, ragazzi, stasera abbiamo una masserata di primo ordine dal nostro compare qua sotto, Addirittura. Manu. Sì, perché secondo me sei molto Super bravo a Manu, masterare. vai! E mastererai un'ambientazione di Warhammer 40K, no? Vuoi parlarcene un po'? Allora, che dire? Dovremmo stare qua degli anni a parlarne, eviterei. E invece, grazie ai nostri potentissimi mezzi, abbiamo addirittura un video a disposizione da proiettare per spiegare brevemente l'ambientazione, È vero. che è cupa ed è fica. Allora io direi senza indugio di lanciarla. Figata! Ciao ragazzi, sono Ilaria di Carbonara Roleplay. Visto che domenica sera giocheremo una partita ambientata nell'universo di Warhammer 40.000, mi è stato chiesto di preparare e leggervi una breve presentazione, vista la mia bellissima voce piacevole. Ma ciancio alle bande, partiamo con il video! È il 41esimo millennio e la galassia ha visto 10.000 anni di aspri conflitti. Ciò che era iniziato come un sogno alla civiltà umana che si diffondeva fra le stelle è diventato un'epoca oscura e terribile. La speranza è un lusso che pochi possono permettersi e la guerra infuria su ogni mondo. Un milione di mondi sono stati colonizzati dall'umanità da un capo all'altro della galassia. Questo è l'Imperium, il più grande dominio umano mai esistito. Dominato dalla Sacra Terra e unito nell'adorazione dell'imperatore, intrappolato per sempre all'interno del suo trono d'oro. L'Imperium è attaccato da ogni parte da alieni, mutanti, streghe ed eretici, che useranno qualsiasi arma e non si fermeranno davanti a nulla pur di distruggere il regno dell'imperatore. I suoi mondi subiscono avversità ed orrori, le sue genti ormai sono controllate solo tramite crudeltà, paura ed ignoranza. In questo terribile regno vivono gli dei del caos. Quattro esseri mostruosi che odiano l'Imperium e desiderano impadronirsi della realtà. Gli dei del caos comandano innumerevoli demoni, mostri da incubo che si fanno strada nella realtà squarciandola per minacciare i mondi imperiali. Il caos però non è l'unica minaccia. Orde di selvaggi orcs e fameliche bioflotte tiranidi spazzano via mondi interi. Antichi Necron cercano di riconquistare i pianeti che un tempo gli appartenevano. Il tecnologico impero Tau conquista nuovi pianeti ogni anno. I capricciosi Eldari ingannano e attaccano l'umanità, ma altrettanto spesso la aiutano, mentre i loro crudeli cugini Drukhari la considerano una preda. Il Warp non è solo il covo del caos e dei suoi servitori, è un'inesauribile e pericolosa fonte di potere. Tempo fa gli uomini impararono ad aprire il tessuto della realtà e a inviare le loro navi spaziali nelle sue bizzarre profondità. Seguendo le correnti energetiche del Warp e guidate da piloti mutanti detti Navigator, le navi dell'umanità potevano percorrere migliaia di anni luce in pochi giorni. Fu grazie al Warp che l'Imperium poté espandersi in tutta la galassia, partendo dal Segmentum Solar, al cui cuore si trova la Sacra Terra, per giungere fino ai confini dello spazio conosciuto e oltre. I pianeti di cui è composto l'Imperium sono di molti tipi e sono principalmente divisi in pianeti fabbrica, detti comunemente mondi forgia, mondi formicaio, che sono coperti di città, mondi fortezza, pesantemente difesi, e mondi assassini, dove clima, flora e fauna sono così inospitali da permettere a malapena la sopravvivenza ai suoi abitanti. Gli umani viaggiano fra questi luoghi tramite il warp e anche i loro messaggeri psichici, detti astropati, usano le sue strane energie per comunicare attraverso l'enorme distesa vuota dello spazio. Ma, nonostante tutti i suoi utilizzi fondamentali, il warp mette l'Imperium in un terribile pericolo. L'Imperium è difeso da una grande varietà di corpi militari, tra cui spicca per efficienza ed eroismo quello degli Adeptus Astartes, spesso l'ultima difesa degli orrori vomitati dal cosmo. Geneticamente ingegnerizzati, avvolti in armature potenziate e dotati delle più micidiali delle armi dell'Imperium, sono il risultato della lunga ed estenuante sperimentazione dell'imperatore per ottenere il guerriero perfetto. Vi erano in origine 20 supersoldati di questo tipo, chiamati Primarchi. Erano più grandi, più forti, più agili ed intelligenti di qualunque altro essere umano mai esistito, se non si conta lo stesso imperatore.
Dal loro codice genetico più tardi, l'imperatore produsse legioni di quelli che oggi conosciamo come Adeptus Astartes, oppure Space Marine, ovvero uomini potenziati con organi dotati del corredo genetico di uno di questi primarchi. Non ne eguagliano stazza, forza, intelligenza ed agilità, pur rimanendo un'arma vivente. Infatti, si crede che un gruppo di 1000 Astartes sia sufficiente a conquistare un qualsiasi pianeta in pochi giorni. Ad un certo punto dell'espansione imperiale, Horus, il leader dei primarchi a capo della crociata, venne sedotto dagli dei del caos assieme alla metà delle legioni imperiali. Ne seguì una lunga e sanguinosa ribellione, e sebbene Horus sia stato sconfitto, ancora oggi esistono Space Marine adoratori del caos che mettono a ferro e fuoco i mondi dell'Imperium. C'è molto altro da dire su ciò che avvenne prima dell'eresia di Horus. L'umanità raggiunse altri pianeti ben prima dell'Imperium, usando enormi navi con motori subluce, in cui generazioni e generazioni si susseguivano senza vedere mai la meta. Vi fu una rivolta delle intelligenze artificiali, che fungevano da servitori per l'uomo. La tecnologia regredì, venne dimenticata e mai più riprodotta con la stessa maestria. In quest'epoca disperata di oscurità, superstizione e confusione, si manifestò una brillante e misteriosa figura, che riunì l'umanità sotto un'unica bandiera. Era l'imperatore, che con i suoi guerrieri assorbì le tribù tecno-barbariche della Terra ed in seguito si alleò con il culto Meccanicum di Marte, il quale adorava e adora ancora oggi il dio macchina. Il culto continua a produrre una variante della tecnologia che fa uso di componenti umane e permette all'Imperium di funzionare senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per quel che riguarda i viaggi spaziali, la terraformazione e l'industria bellica. Questa variante prevede che gli individui, spesso non consenzienti, vengano lobotomizzati e utilizzati al posto dei circuiti elettrici o computer più sofisticati. Nei pianeti in cui la tecnologia è più presente, è comune vedere porte umane, teschi fluttuanti di sorveglianza e molti altri sorprendenti e raccapriccianti utilizzi dell'ibrido umano-macchina. Una volta consolidata l'alleanza con il culto del dio macchina, inizia la Grande Crociata, l'espansione dell'Imperium al di fuori del Sistema Solare. Horus, che ne era a capo, finì col tradire l'imperatore ferendolo mortalmente. Questo fece sì che l'imperatore venisse inserito in quello che conosciamo come Trono d'Oro, una tecnologia ormai perduta, che lo mantiene in uno stato vegetativo irreversibile. Il sogno dell'imperatore era quello di sradicare la religione per mettere al suo posto razionalità e umanesimo, guidando un'umanità illuminata che prendesse il suo giusto posto nell'universo in quanto razza dominante. Purtroppo, quando l'imperatore venne messo nel Trono d'Oro, presero il comando burocrazia e bigotti fanatici, che idolatrarono l'imperatore al punto di farne la religione ufficiale dell'Imperium, stravolgendo completamente il sogno della guida dell'umanità e trasformando l'Imperium esattamente in ciò a cui l'imperatore si opponeva. E questo è tutto. Ovviamente c'è molto altro da scoprire a riguardo. Ma poi il video diventerebbe infinito e la mia voce lentamente si trasformerebbe in quella di un capodoglio. E poi, cioè, se la sentiste, dovrei farvi uccidere dalla mafia marinara comunista. Ma questa è un'altra storia. Comunque, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questa ambientazione spaziale, grottesca ma altrettanto particolare, e se questo tipo di video vi è piaciuto. Nel caso in cui vorreste approfondire l'argomento, sicuramente potete contare sulla magia di Google, ma oltre a questo vi consiglio di cercare i video in italiano su YouTube. Ci sono alcuni ragazzi davvero bravi che ne parlano. Detto questo, ci vediamo in live sul canale Twitch Carbonara Roleplay. Viva i calamari! Ciao! È il 41esimo millennio e nella tetra oscurità del futuro c'è solo guerra. E questo è 40.000. Che dire? Siete caccati, ragazzi? Abbastanza, abbastanza. Allora, siete carichi? Siete pronti? Attenzione! Abbiamo Kawaii Flamingo che si subscriba. Era ora, Flamingo, era ora. Grande Ila, e grazie ancora per il mitico lavoro.
Esatto, e devo dire a Coniglio Mannaro che a tutti fa paura la mafia marinara comunista, non sei la sola. E comunque Kawaii numero uno, ovviamente. Che bello, siamo carichi, ragazzi. Cioè, lo è tutto è mortale. Io ho paura, ho paurissimo. So che sto Ottimo. Per finire male. Bene, bene. E perché prevedi il futuro? Questo è il tuo potere. Ragazzi, che dite, iniziamo? Sì. Sì. Vai, master. Molto bene. Allora, quello che vedete in immagine è Colletuono, della penisola grigia, casa del clan Fiero Vento. E si trova su Fenris, un pianeta in uno dei quattro segmenti attorno al cuore nevralgico dell'Imperium, dove le navi vanno avanti, indietro, attraverso il warp, con grossissime propulsioni verso l'espansione, sebbene sia impossibile in questo universo terribile. Ma chi abita su Fenris non lo sa. Perché Fenris è un pianeta abitato da persone che vivono con asce di pietra, pelli di animale, in capanne di legno. Ed è in una di queste capanne di legno che i vostri personaggi sognano il loro prossimo giorno a venire. Una figura incappucciata scende delle scale in quella che sembra essere una foresta fatta interamente di cristallo. Gli alberi riflettono questa figura che passa attraverso di essa in tutte le sue sfaccettature. È una visione impressionante per la mente semplice di un vichingo di Fenris. Eppure non vi svegliate da questo sogno. Questi passi rimbombano e sopra la testa di questa figura incappucciata si staglia un cielo nero di stelle. Solo le stelle, intendo dire, fanno luce. E poco dopo, pochi passi attraverso queste strane piante, che sono immobili, un'altra figura fa capolino ed è seduta su di una specie di cuscino di velluto viola. Gambe incrociate, piccole pietre luminose che ruotano intorno alla testa come fossero delle orbite di un piccolo atomo, senza mai schiantarsi tra di loro. La prima figura, quella incappucciata, evidentemente una figura femminile, si avvicina. Nel muoversi di questo mantello che indossa e che la copre, si intravede una figura snella con un attillato vestito blu scuro e una sciarpa gialla che le pende. Una volta arrivata alla figura seduta, essa pronuncia delle parole, una lingua che non avete mai sentito. L'altra figura invece, quella seduta, risponde. Bene. Bene, Tarla Mandari, sei giunta infine. Essa di nuovo risponde in una lingua strana e mai sentita. E lui le dice: ti sono piaciute le foreste di mezzanotte? Ed ella infine risponde in una lingua comprensibile: sì, padre, perché mi hai chiamato? Lo sai che sono esiliata. Dovrei fare qualcosa per me. Ed essi si guardano e si muovono come se il discorso fosse continuato. E a un certo punto lei, calandosi il cappuccio e mostrando delle fattezze splendide e delle orecchie affusolate a punta, dice: non è giusto. Non è giusto. E lui: non c'è giusto, non c'è sbagliato, c'è solo il destino. 5 si svegliano, solo 3 vivono.
inizia così la vostra giornata su Fenris. Questo sogno è stato particolarmente vivo nella mente del futuro sciamano, che ora si presenterà alzandosi dal suo giaciglio. La notte è stata faticosa, un po' più delle altre. E Dragnir si alza, i capelli sono spettinati, rasati ai lati, e quello che rimane sono dei ciuffi scomposti e disordinati nella parte superiore. Lentiggini che gli coprono il naso e le guance, e l'aria sempre un po' assonnata e persa nell'orizzonte, oppure verso i propri piedi, perché dopo essersi alzato e aver guardato gli altri attorno a sé, Dragnir rimane un attimo pensoso a guardare verso terra e in silenzio, poi, senza dire nient'altro, cammina fuori dalla capanna in cui si trovano. E questo perché sa che oggi è il giorno del passaggio all'età adulta, una festa che si celebra solo ogni pochi anni, nella quale i giovani hanno la possibilità di guadagnare il loro posto nel villaggio. Lo sa molto bene il figlio dello Jarl, che è sveglio da diverse ore, immagino, e che ora si presenterà. Yaldra scruta da fuori della finestra di quello che è l'edificio più alto e grande di tutto il villaggio. Scruta l'orizzonte e immagina quale sarà la prova che lo aspetterà oggi. Non ha dormito tutta la notte perché è agitato. Agitato dal fatto che dovrà portare avanti il sangue che gli ha tramandato il padre, e quindi dovrà trovare il modo di guidare il clan in futuro. E oggi è il primo passo verso quella meta. Invece un risveglio brusco attende il nostro campione della tribù. Una voce che sempre più insistentemente, alla fine del suo sogno, si insinua nella sua mente. Sangue per gli dei del sangue, teschi per il dio dei teschi, sangue per il... E la voce continua a crescere finché non ti svegli di colpo. E in effetti chi è lì mi vede aprire gli occhi proprio in modo sbarrato, occhi verdissimi, e tirarsi su e tirarmi su di colpo. Però diciamo che questo non stupisce, perché questi estri di Brestir sono abbastanza conosciuti, nel senso che tutti sono abbastanza abituati a vederlo come una persona brusca, isolata, un po' strana, con una ferocia e una rabbia che manifesta quasi in tutto. E quindi è esattamente quello che accade. Lui si sveglia, lancia qualche sguardo fulminante intorno a sé, dopo, senza dire una parola, prende la prima pelle d'orso o di animale che c'è la pelliccia, se la butta addosso, prende la sua ascia e esce a passo deciso dalla stanza verso l'esterno e la foresta. Perfetto. Mentre uscite tutti e tre, riuscite come a percepire in lontananza un forte boato, come una specie di tuono, sebbene il cielo sia sgombero e sia comunque mattina. Vi vedete? Il villaggio in fondo non è molto grande, la tribù non è così numerosa. Sapete che dovrete discendere fino alla parte più bassa del villaggio, quella dove iniziano le palizzate, perché lì è la tenda dello sciamano e lì è che vi attende la prova. Quando li vedo mentre calcio un ciottolo da terra,
Ciao ragazzi. Io non gli rispondo. Ciao. Ciao Dragnir. Spero che tu abbia dormito e abbia raccolto le forze per la prova che ci si pone di fronte, perché solo assieme possiamo superarla. Ma insomma, è stata una notte un po' agitata, ma va bene così. Vediamo, speriamo non sia troppo per tutti, ecco. Qualcosa ti urta la spalla, Dragnir. Mi volto a guardare, cioè con la coda dell'occhio guardo. Altri due figuri, sapete, gli altri due ragazzini del villaggio, camminano bianchi come lenzuola, come neve, visto che di lenzuola non se ne parla lì da voi, e con qualche sfumatura di verde sulla faccia. Non vi degnano di uno sguardo e camminano verso le scale, le scalinate di roccia che portano giù. Sì, stanno andando nella nostra stessa direzione. Sì. Immagino che sia il tempo di andare, no? E parto. Ok, quindi se non fate altro suppongo che vi avviate verso sì, la prova. Sì. Certo. Mi senti Yaldra dire un attimo che faccio? E che faccio? Allora, una volta già a metà della scalinata di roccia, che in realtà si svolge abbastanza lungamente in poca strada con diversi tornanti, vedete il campo allestito. C'è una grossa, mi verrebbe da dire pira, in realtà diciamo un fuoco molto grande allestito, circondato da quelli che sono gli eminenti del villaggio. C'è lo Jarl, il padre di Yaldra, c'è lo sciamano a cui probabilmente darai il cambio in futuro, e ci sono tutti gli altri, diciamo, personaggi della tribù. Sono vicino al fuoco, hanno come da tradizione le mani dietro la schiena e, come al contrario di voi, hanno le pitture di guerra tradizionali della vostra tribù, i Fiero Vento. Mi avvicino. Prego. Per primo. Ok, superi i due figuri che vedi di nuovo hanno uno stranissimo colorito. Li supero, faccio il gesto con cui si onora i propri padri e il proprio clan davanti a loro, e dopodiché abbasso la testa come in segno di attesa dei loro comandi. Ok. Voi altri lo seguite a ruota? Io rimango un attimo lì, cioè come se fossero tutti all'interno di un cerchio, rimango qualche passo lì in disparte ad aspettare che mi dicano cosa devo fare. Ok. In questo caso lo sciamano, che conoscete, figura terrificante che chiaramente terrifica e spaventa tutti nel villaggio, ad eccezione dello Jarl, con la sua voce roca e le sue pelli puzzolenti, ad un lato del fuoco vi dice: benvenuti, benvenuti, questo è il giorno più importante. E si gira guardandovi uno alla volta: siete pronti? Quando lo dice, una delle due figure, Kodlar, che conoscete, inizia come a vacillare, trema, gli spunta della schiuma alla bocca e cade a terra. Io ho come un gesto di fastidio, così. È un giorno duro. Spero si rialzi. Io rimango immobile invece. Okay. Sottovoce dico: c'è niente da ridere. E inizia il canto tipico del vostro villaggio, caratterizzato da toni bassi e vibranti,
Non sembra neanche possibile che un essere umano possa fare un suono così basso e così potente. Quando? Da fuori, un suono che è più basso e più potente fa vibrare la colonna vertebrale di tutti quanti dal freddo, nel freddo che già vivete tutti i giorni. Sentite un ringhio provenire dall'esterno del villaggio. Un... Cosa fa? A guardare se intravedo qualcosa di così grande da poter essere più alto delle mura del villaggio. Allora, purtroppamente, come non si dice, sì, qualche figura sembra stagliarsi al di là della palizzata, avvicinandosi, probabilmente attirato dai rumori, al vostro villaggio. Delle grida da chi sorveglia il ponte. Di cosa si tratta? Faccio qualche passo indietro. Ok, dovreste avere la possibilità di muovere un token. Sì, sì. Io invece mi allungo verso il fuoco e prendo quello che è il bastone più ardente, un tizzone, una specie di fiaccola. Perché immagino che non siamo armati al momento. No, ma le armi, come da tradizione, sono vicine al fuoco, nel caso le voleste. Ah, ok, allora sì, prendo subito la mia spada, il mio gladio, la mia lama. Ok, Brestnir, cosa fai? Io faccio esattamente la stessa cosa. Prendo in realtà un'ascia, però una di quelle a una mano, no, una barra due mani. Certo, e... la tua arma è la tua, me la puoi anche descrivere. È una specie di ascia, di, non so se proprio... Solo una cosa importante. In questo villaggio tutte le armi sono fatte di pietra e legno. Il ferro è appannaggio solo dello Jarl e della sua famiglia. Ok, allora è più che altro una clava. Cioè, una specie di legno con una pietra piuttosto grossa in cima. Ed è un'arma che evidentemente si può utilizzare sia con una mano che con due per infliggere un colpo più potente. Ottimo. Un dettaglio, ragazzi: la folla che c'è intorno sta scappando nelle capanne e verso le scalinate per raggiungere la parte sicura del villaggio, che dall'altra parte ha dei promontori e quindi potrebbe anche rivelarsi una trappola per loro. La creatura invece, quando cammina sul ponte, fa vibrare quasi metà della palizzata di vicino e, urtando la prima guardia che, cercando di arretrare, viene investita completamente, la fa volare di diversi metri. Ok. Leggero. Prendo il comando, dico... Oh. Presto, attiriamola vicino al fuoco. Cerchiamo di colpirla quando è più vicina adesso. Ok, quindi cosa fate nel pratico? Potete andare pure nell'ordine che preferite, accadrà tutto a livello contemporaneo. Allora io mi muoverei qui e, raccogliendo con una mano un po' di neve, la getterei addosso alla creatura. Ok. Ora che la vedi, questa creatura è piuttosto alta e piuttosto massiccia. Ha delle sproporzionate braccia e sembra essere coperta come di rocce e di ciuffi di muffa e di erba secca. Allora, per noi è una cosa abbastanza inusuale o abbiamo già visto creature del genere? Sapete che è un troll. Quello che sapete è che non è usuale che sia qui. Ok. Attiriamolo finché i nostri parenti, i nostri genitori e il nostro clan possa riorganizzarsi e scappare. Ok. Io mi guardo intorno e voglio vedere come si stanno comportando tutti, come reagiscono le figure che dovrebbero effettivamente difendere e coordinare.
Allora, vedi che i guerrieri del villaggio, che sono i token che avete intorno perché gli altri stanno scappando, mentre quello col cuore è il capo villaggio, scusate, lo sciamano. Queste figure sembrano reagire istintivamente avvicinandosi al pericolo. Ok, allora in realtà lo faccio anch'io, però non in modo particolarmente sconclusionato, ma proprio con questa clava in pugno. E digrignando i denti e con lo sguardo particolarmente acceso, mi avvicino e cerco di guardarlo bene e capite che sono pronto a scagliarmi all'attacco appena si trova un barco. Perfetto, muovi pure il token anche tu, Yaldra, se ne hai la possibilità. Certo. Quello che succede è che alcuni di questi guerrieri del villaggio corrono per cercare di assaltarla. Uno di voi tre mi faccia un tiro di corpo. Cioè di carne? Bravo. Vai, Amy. Ok. Allora, quello che vedete è che prontamente imbracciando spade ed asce di pietra, questi vostri compagni urlano, anzi, questi vostri compaesani urlano con i loro capelli sciolti nel vento, più e più volte affondando la pietra e aprendo grossi tagli, facendo colare sangue caldo e fumante sulla neve. La creatura, urlando, fa un passo indietro e quello che vedete vi orrifica. Voi sapete cosa sta per succedere, ma vederlo è peggio. I tagli, i grossi tagli nella sua pelle si richiudono. Cosa fa Dragnir? Io, se vedo che tutti appunto vanno avanti e combattono così, quando mi sembra di avere abbastanza distanza tra me e la situazione pericolosa, avanzo fino al falò e prendo un tizzone, un bastone lungo e che abbia preso fuoco e sì, lo scaglio come giavellotto da lontano verso la creatura. Ottimo, allora il tiro che devi fare è questo, te lo linko su. Allora, tiro più corpo, ok. Che è, aspetta, comunque sì, Flamingo, è bello grossetto il token, è vero? Dov'è corpo? Scusatemi ragazzi, è tra le caratteristiche in A e scusami, carne nuovamente sbaglio, no. Grazie, ok, carne. Ok, solo un piccolo dettaglio, questo più 3 al momento è uno più 0, vedremo più tardi perché. Hai un risultato di 10. Sì. Ok, qual è lo scopo? Descrivi cosa succede. Il giavellotto, niente, compie un arco, viene scagliato, rimane acceso quando si pianta nell'occhio della creatura. Ottimo. La creatura non solo indietreggia, ma porta tutte e due le mani sul giavellotto, cercando come di estrarlo e come risultato muovendo la testa come la fine di un qualcosa di collegato a un palo. Cosa fanno? Anzi, cosa fate voi altri ragazzi? Allora, visto che ho notato che questo lancio ha tutto sommato avuto una buona efficacia, cerco anch'io se nei pressi trovo uno stesso giavellotto infuocato o cose simili. Lo trovi, vuoi tirare anche tu?
No, io non vorrei lanciarlo, voglio proprio fare praticamente una carica col giavellotto e cercare di piantarglielo dritto dove trovo. E allora il tiro è un tiro di taglia e spacca. Sarà sempre un tiro su carne. E sarà sempre meno 3, perché quel più 3 non ci sarebbe adesso. Certo. Quindi 9. Ok. Quindi descrivimi e metti pure il token a contatto con la creatura, cosa fai? Allora io, quando appunto ero lì che osservavo tutto quello che stava accadendo, appena noto che appunto è una questa sembra essere una tattica efficace, con un urlo ferocissimo che mi avete già sentito fare, perché spesso questo è un mio modo di agire, corro prima verso il falò, poi prendo al volo una di queste lance infuocate e poi, protendendola in avanti e sempre urlando, lo pianto nel ventre della creatura e poi cerco di spingerlo proprio. Ok. Facendo così ti rendi conto di attirare l'attenzione della creatura, che abbassa l'occhio grondando sangue e vedendo questa specie di carne che cerca di ricomporsi ma che fuma invece sull'altro occhio. Capisci che ha attirato la sua attenzione. Sai che è solo questione di millisecondi prima di essere afferrato. Fai una prova di sconfiggere il pericolo e la puoi fare su freddo. Ti rendi conto che è pericoloso non riuscire. Già. Allora la creatura ti afferra, ti alza da terra e tu senti una pressione inaudita, senti suoni di ossa che si spezzano, scra scra scra, un urlo ferocissimo ti viene proiettato davanti alla faccia e soltanto l'incalzare dei 3 guerrieri del tuo villaggio fanno in modo che tu venga mollato sanguinante e dolorante tra i piedi della creatura. Giusto. Se li ha, non si vedono, perché della peluria lo avvolge in maniera sconclusionata. Vai. E buchi gioielli, dai! Allora, scusate, mi ero mutato. Sto per colpire i gioielli di famiglia della creatura. Vai, vai, spaccagli le balle. Hai sempre questo meno 3 perché non c'è quello più 3. Ok, quindi ho fatto in totale 3. Ottimo. Bene, descrivi cosa fai. Allora, carico con la spada che... punta di fronte a me, ok, tenendola in una posta vicina al petto, finisco l'affondo sotto le sue gambe cercando di andare dall'altra parte. Ok, tu là in fondo, Dragnir, hai un presentimento. Istantaneamente sai che il tuo amico Yuldra, che non so se è veramente tuo amico, dovrà compiere una scelta per il suo destino: sopravvivere o barattare la sua vita. Tu lo percepisci, però scegli Yuldra. No, aspetta, non ho capito cosa succede. Tu? Cioè, io ho questa percezione. Esatto. E tu sai che sta per accadere questo. Anzi, rendiamo le cose più tasty. No dai, va bene, scusate, riprendo il filo del discorso. Tu hai l'idea che potrebbe anche salvarsi Yuldra, che manca clamorosamente i suoi affondi davanti alla creatura che lo osserva. Ok. E Yuldra sceglie se la sua vita termina o verrà barattata con la vita di qualcun altro. Quindi lo decide Yuldra, non io. Sì, però sei tu a percepire questa cosa. Ok. Ti accorgi che tu hai questa visione prima ancora che succeda. Ok.
No, io non baratto la vita di nessuno. Ok. Allora, per un attimo, vedi tuo padre, lo Jarl, farsi largo. Tra le pitture non l'avevi riconosciuto, ma è lui, quel bollino rosso. Per cercare di mettersi tra te e la creatura, ma la creatura è più veloce e con un movimento dell'artiglio ti colpisce e in pochissimi secondi tu vieni sbalzato a diversi metri. Sei questo, dico bene? No, quello mi sa che... Sì, sono questo. Sono giusto. Ok. Una volta a terra è tutto nero, non riesci a capire cosa sta succedendo. Dragnir, provo, facendo il giro, guarda, rimango sempre a una distanza qua di sicurezza e vorrei vedere Yaldra, sì, come mi sembra da dove mi trovo, insomma. Da qualche parte sotto le sue pelli sgorga copiosamente del sangue. Ok, allora provo di corsa ad avvicinarmi e a vedere se posso fare qualcosa per lui. Ok, quindi provi a rianimarlo, diciamo, sistemarlo. Sì, a vedere se si può chiudere la ferita, tamponare il sangue, qualcosa. È una prova di freddo. Ok. Il meno 3, il 3 non conta. Esatto, è una prova in cui devi agire sotto pressione di base. Ok. 6. Scegli o lo risvegli subito oppure lo richiudi per bene, ma non sai quando si risveglierà. Bella domanda. Allora, Dragnir si avventa su di lui e lo vede lì che cerca di respirare mentre si sta soffocando nel suo sangue e indeciso sul da farsi o se utilizzare quella scintilla che ha dentro di potere, preferisce stringere bene le fasce attorno al collo, alla ferita sanguinante e dargli qualcosa, alcune erbe che ho in tasca con me che fanno da analgesico e fare in modo che Yaldra si addormenti e smetta di... e non sia più a rischio, ecco. Quindi diciamo okay, che è stabile ma non sappiamo quando si riprende. Esatto. Quindi... Brestir, cosa stanno facendo gli altri vichinghi? Beh, li vedo un po' indietro, quindi non lo so, non riesco a capire. Io li vedo male, anzi, dentro di me sono lì che ho le mie voci in testa, sono confuso, un dolore lancinante. Vedo gli altri che si muovono e cercano, c'è un po' di tafferuglio, non capisco se lo stanno, diciamo, respingendo oppure se stanno arretrando. Ok, proprio dire, e quindi oppure... invece diciamo che tu possa muovere tutti gli altri vichinghi nella scena, cosa stanno facendo? Allora a questo punto direi che direi che lo stanno respingendo allora a questo punto. Ok, quindi si avventano anche quelli mancanti sulla creatura? Sì. Ok. Fammi un tiro. Il capo no. Ok. Ok, il capo no, va bene. Sì. Fammi un tiro per quello che riguarda il combattimento tra i troll e gli altri vichinghi. Sempre carne, sempre senza mouse, senza bonus. Ok. Stiamo andando bene con i dadi stasera. Wow! Ottimo!
Allora, altre ferite vengono aperte, tant'è che una delle due, dei due artigli viene staccato di netto, delle mani proprio, lasciando il moncherino sgraziato, grondante di sangue, che spruzza colorando il ponte e la neve. La creatura di rimando prende questo povero disgraziato e lo trafigge col suo moncherino, mordendolo e lanciandolo dietro di sé. Quello che purtroppo è terribile è che dietro di sé sentite altre urla di questo tipo. Di questo tipo, di questo troll o di questa persona? Di questo troll. Molto bene. Non solo, purtroppo, da dietro di una di queste capanne intravedete la terrificante sagoma di un altro troll che si appoggia alla capanna. Questo però sembra un po' più piccolino. È più piccolino. Allora, ragazzi, partendo da Yuldra, che fa un tiro su Freddo per riprendersi. Yaldra, chiedo scusa. Parti pure con questo tiro, intanto. Ok. Hai ragione, Yaldra. Sì. Perfetto. Riapri gli occhi. Il secondo ululato grottesco di troll ti mette una paura tale che ti svegli da ovunque tu fossi. Cosa fai? Sopra di te, scusami, Dragnir, in ginocchio con ancora le mani sporche del tuo sangue, che guarda verso destra da dove è arrivato l'altro, e con la bocca, i denti che tremano proprio, senti il battere dei denti. No, no, no. Io mi alzo, ti prendo per la spalla, trascinandoti mentre mi alzo, grondando sangue sulla neve, e urlo a mio padre: dobbiamo ritirarci in un luogo sicuro. Magari al palazzo, bisogna dare l'ordine. E tuo padre si gira per quello che sembra un attimo fuggevole e si rigira e con foga carica il troll assieme agli altri compaesani. Dragnir, anzi, beh, scusate che nomi sono simili, Brestir, tu sì. Senti una voce. Una voce che hai sognato poco prima, dirti: non temere, non temere, hai tempo. Muovi pure gli altri vichinghi e dimmi cosa fanno. Ok, gli altri vichinghi comunque sono tutti quelli verdi. Okay. Esatto. Allora, a questo punto, visto che ne è scomparso un altro e chiaramente non è, insomma, l'hanno sentito tutti, a questo punto cercano intanto di tirare via me da lì sotto e okay. Poi di allontanarsi, cercando di, insomma, di trovare un punto più strategico in cui combattere, cercando magari di spostarsi verso questo punto. Ok, vieni trascinato da un lato e gli altri quindi si spostano arretrando? Sì, una specie di allontanare, una manovra di difensiva, come dire, che punta ad allontanarsi, insomma, un ripiegamento. Allora, questo sarebbe un'ottima idea, o meglio è un'ottima idea, ma la creatura di slancio, come inferocita dalle ferite, carica a testa bassa. Va nuovamente un tiro di corpo che potrai fare tu. E quindi questa volta lo deve fallire il tiro, oppure è meglio se lo passa? Il tiro lo fa per i suoi... Ah, ok. Non per la bestia. Per più o meno lo stesso risultato. 4! Sì! Bene. 4. Bene. Allora, succede questo. La carica di questa creatura si concentra su uno di loro che cerca di attirarla verso la capanna. La creatura colpisce con il muso questo vostro compagno, che si chiama Olaf, e Olaf insieme a metà della creatura finisce dentro la capanna.
Bene, Yuldra. Cosa fai? Allora, Yuldra... Yaldra. Yaldra, perdonami. In quale capanna era finito dentro, scusami? Ok. Yaldra... Allora, prova ad avvicinarsi da questo lato e a cercare di colpire i tendini della gamba della creatura. Sai cosa devi fare? Miro a farla cadere, insomma. Adesso vediamo come va. E niente, ragazzi. Sei. Ok, allora tu affondi la tua ascia. È un'ascia? No, è una spada. Ok, allora la tua spada gloriosamente affonda nei tendini della creatura, e non solo affonda, ma riesce ad attraversare completamente l'arto, tranciandolo di netto. Nemmeno tu credi alla epicità della cosa, e per un attimo rimani imbambolato, l'attimo in cui, cadendo, questa creatura, muovendo un braccio, ti colpisce nuovamente, scaraventandoti qui, all'interno di questo edificio. La creatura si accascia e inizia ad emettere dei versi terribili. E l'altra creatura sembra correre in aiuto, salendo e scendendo dalle capanne. Un grosso schianto da dietro riesce a sentire Dragnir. È il mio turno? Sì, ed è la palizzata che cede qua dietro. Dov'è? Oh no! Good job! Ok, cosa fai? Io, vedendo la situazione, che insomma tutti vengono macellati praticamente, rimango lì e comincio a dire tra me e me, preso dal terrore e dal panico, Dragnir lì con i sudori freddi, e comincio a muovermi guardandomi intorno, a destra, a sinistra, avanti, indietro, cercando di tenere d'occhio questi troll che avanzano. Continuo a dire: non devo fuggire, e riprovo la manovra che ho fatto prima. Quindi, mentre mi sposto verso il fuoco, cerco di nuovo un altro giavellotto e lo lancio. È in fin di vita quello più grosso, il primo che è entrato? Sì. Ok, allora provo almeno a lanciarlo su di lui, che mi sembra lì a terra. Ok, conosci il test? Carne. Yes. Un 7. Ottimo. Allora scegli, ti devi spostare in una posizione pericolosa per tirare, oppure tentenni e non riesci a scagliare il tuo giavellotto. Oppure il tuo giavellotto arriva e si spegne. Però non fa danno, quindi. No, allora ti dico che, preso, no, da questo mantra che ripeto del non devo fuggire, la visuale mi si stringe sull'obiettivo e quindi proprio prendo un po' di passi di rincorsa, e quando lancio in realtà mi ritrovo qua. Se dimmi te se può andare bene, se è abbastanza pericolosa come posizione. Va benissimo. Sono anche molto perché... molto vicino ai troll. Va benissimo, anche perché quando tu lanci questo palo che si infila nelle carni della creatura agonizzante, con un colpo d'occhio, un paio di occhi quasi brillanti vicini al fuoco ti osserva da molto vicino. Ora, Brestir, tu hai come un moto di risveglio, e guardando il cielo ti sembra di vedere una stella cadente sfilare fortemente. La luce è seguita, dopo pochissimi millisecondi, da un boato. Boo! E tutto il campo si ferma.
cosa fanno i vichinghi? Allora, rimangono per un attimo tutti attoniti, poi ovviamente non possono perdere l'attenzione da queste due creature, ma comunque cominciano a urlare, a chiedersi, a urlare più che altro stupiti e spaventati. Vanno istintivamente al fuoco, questo qui che è più vicino, e anche lì, se ci sono dei, appunto, delle lance ancora da incendiare, oppure comunque dei tizzoni da utilizzare contro queste creature, li prendono e sembrano molto confusi. Cosa fanno? Li scagliano questi lance, diciamo? Sì, per lo più sì. E allora sarà un tiro di carne anche in questo caso. Arrivo. Un tiro. No, beh, 9. Pensavo di aver superato il 10 almeno per una volta. Ma... è già qualcosa di meglio. Infatti. E in effetti i tiri si separano un po' sulla creatura che brancola qua dentro, mentre vedete il monchirino iniziare lentamente a riformarsi vicino ai tendini, mentre l'altra creatura venire distratta da quella che è la sua evidentemente preda, Dragnir. Yaldra, tu all'interno dell'edificio della mensa, coperto da scaglie di legno, alcune che sono infilate nel corpo, fai un tiro di freddo per rialzarti. Certo. Ok, ti rialzi. Ok, perfetto. Allora ne approfitto un attimo per ringraziare True Drinklink che si è iscritto al canale. Complimenti. Grazie. Grazie mille. Yaldra si alza, tossicchiando e sputando il sangue per terra. La creatura che ho ferito adesso è senza un arto. Non si sta rialzando, vero? No, è che brancola sdraiata, mezza incastrata dentro alla capanna di quello che era Olaf. Perfetto. E allora provo a fare la stessa cosa sulla creatura più piccola. Mi lancio. Tu sai cosa devi fare. Fallo. Vado. 10. Oh, finalmente. Cosa fai? Allora, quello che fai, Yaldra, è semplicemente cercare di colpire di nuovo un tendine della creatura e farla barcollare in modo che gli uomini possano poi ferirla una volta a terra. Perfetto, ed è un'azione di concerto tra questo e le lance col fuoco scagliate che riduce a terra l'enorme creatura. Ti ricordo, sei un vichingo di 12 anni di fronte a una creatura mostruosa, possente, puzzolente e urlante. È vero. Il fatto che tu la rovesci a terra ti fa sentire come non ti sei mai sentito. È vero, e infatti aggiungo, vai. Il mio personaggio sente tutto l'orgoglio del clan urlare dentro di sé. E esibisce questo orgoglio urlando avanti e caricando quello che è, che è la forza armata di suo padre, lo Jarl del clan. Fantastico. E allora ragazzi, quello che succede è che per chi di voi è attento, la creatura che ha sfondato la palizzata dietro inizia a salire le scalinate. I vichinghi si separano e il padre di Yaldra, con due suoi provetti, inizia a correrle dietro. Bresnir, cosa fanno il capo sciamano e l'ultimo dei vichinghi rimasto in vita? Beh, a questo punto il capo vichingo appunto prosegue nella sua corsa, evidentemente preoccupato, perché mi pare di capire che il resto del villaggio era proprio rifugiato ed è in trappola, capisci? Infatti corre
proprio incitando il resto della guardia. Presto! Corriamo! E li guida. Okay. L'altro invece cerca di, diciamo, gli altri invece cercano di salvare il salvabile per quello che sono i guerrieri rimasti qui, tra cui noi. Okay. E quindi diciamo che cosa fanno? Attaccano? Fanno qualche azione specifica? Si dividono? No, sicuramente attaccano questo. Ok, fammi vedere chi attaccano. Vabbè, questo qui è morto, no? Si divincola. È ancora lì che... Ok, allora uno dei due prende appunto un tizzone e si getta a capofitto su questo qui agonizzante, cercando di dargli il colpo finale, o comunque bruciarlo per bene, mentre l'altro, diciamo, si unisce a questi altri due e cerca di unire le forze per respingerlo, perché questo qui non ha mai subito neanche un colpo. Perfetto, allora ti dico già che sono un tiro di corpo o carne per il primo e un secondo tiro di carne per l'altro. Il primo sarà questo. Ok, uso l'inspiration. Così. Ti piacerebbe avere l'inspiration, che boia, guarda qui. Allora, vabbè, uno e due. In realtà, per un attimo, il primo dei due ti osserva sanguinante e prende il coraggio per caricare la creatura agonizzante. Questa, l'ultima, come risvegliata da un torpore, si gira e lo afferra, schiacciando come schiacciando te stavolta. Sembra far come uscire sopra e sotto la sua mano il vichingo, ululando di dolore. Mi spiace per lui. Mentre il secondo, assieme a Yaldra e Dragnir, infierisce sulla creatura, aprendo vasti tagli e spargendo sangue sulla neve. Dragnir, cosa fai? Continuo, sono lì tremante, vedo gli altri che caricano di fianco a me, e vedendo che hanno l'iniziativa, scappo. Scappi? Ok. Yaldra. Yaldra, vedendo com'è la situazione, guarda gli uomini e prova a impartire un ordine. Beh. Presto, dobbiamo fermare la creatura che sta salendo le scale o colpirà i nostri compagni. Ok, allora vedi che per un attimo si fermano, ti guardano. E soprattutto tuo padre ti fa segno con la testa, c'è di più di quello che è il semplice movimento, sa che probabilmente non vi rivedrete più. Si girano e corrono, inseguendo la creatura, perdendosi per le... Ok, allora la creatura più piccola e vi cerca di afferrare, quindi è una prova di freddo per Yaldra e per il nostro amico a terra che fa le veci del capo sciamano. Undici. Meno tre, però comunque molto buono. Ok. Ok, allora descrivimi come la creatura cerca di afferrarti e nonostante ti ferisca gravemente con le unghie non riesca a prenderti. Allora, la creatura appunto prova con una spazzata del braccio a cercare di afferrarmi, come non vedendomi neanche troppo bene, come se stessi cercando qualcosa al buio, tastando il suolo. Quello che succede è che io riesco a scattare di lato in tempo e niente, la creatura colpisce il vuoto. Ok, sottolineo che drippi, sgoccioli molto sangue, moltissimo, soprattutto dalle ferite chiuse e da quelle
in cui il legno è ancora dentro. E non ho visto il tiro di Brestir. Cos'è, un 12? Meno 3. Anche no, poi non avevo capito che dover tirare io. Ah, okay. Ti chiedo scusa se non sono stato chiaro. Eccolo qua. Ok. Uguale, il capo sciamano, facendo dei movimenti della mano, vedi che sembra ammansire la creatura, che una volta che lo ha afferrato lo molla immediatamente. Allora, la creatura dentro il capanno sembra iniziare a strisciare, lasciando una cospicua striscia di sangue da questa parte. E Yaldra, anzi, me lo perdo sempre. Giacomo, perdonami, non ricordo il nome del tuo personaggio. Dragnir. Questo grosso sta strisciando in quella direzione? Sì, esattamente. E quanto male mi sembra essere messo? Molto. Gli manca un avambraccio, un polpaccio, perde copioso sangue ed è parzialmente in fiamme. Allora voglio fare così, dato che io sono scappato nella neve, no, affannandomi e ripetendo a denti stretti non devo fuggire, arrivo lì, mi fermo, prendo il fiato, mi giro e lo vedo con la coda dell'occhio che è lì, che si trascina, tutti sono là che combattono, che urlano, quelli che rimangono, io mi guardo intorno, raccolgo una di quelle grosse pietre che fanno da limite per il focolare e mi ci fiondo sopra, gliela lancio, cerco di schiacciargli la testa o quello che posso con quella grossa pietra. Ok, fai il tuo tiro di carne, hai un bonus di più 1, quindi scrivo meno 2, così il risultato è quello giusto. Bravo. Ok, 9 totale. Perfetto. Allora tu cosa fai? Inizi a schiacciargli la testa con un masso, capito bene? Sì. Allora, a un certo punto il cranio viene sfondato dalla forza e dalla ripetitività del gesto. Mentre esala gli ultimi respiri, questa creatura alza un braccio, afferra una tua gamba, sembra debolmente, ma non la molla. Yaldra, cosa fai? Yaldra, con ancora le schegge di legno in corpo e sputando quel poco di sangue che gli è rimasto ancora in corpo, visto che si sta dissanguando, prova a dare una mano a Dragnir. Quello che fa è lanciare la spada come se fosse una lancia verso, cioè come una lancia, come se fosse un'ascia da lancio verso la creatura che sta occupando Dragnir. Vai con il tuo tiro. Te prego, no, non beccare me con quella spada. Mi dispiace, ma ho fatto 4. Il rischio c'è. C'è. Okay. Allora, quello che succede, questo è un 3, hai detto? Un 4. Un 1 4. E 3 ha fatto, sì. Bene, bene. Allora ti avvicini per, se non ho capito male, eliminare il braccio, giusto? Mm-hmm. No, gli lancio la spada. Ah, e quindi ripetimi che forse non ho capito bene. Gli lancio la spada, come se fosse un'ascia da lancio. Perfetto. Allora, tu lanci la spada e la spada purtroppo, nonostante attraversi un pezzo di carne, si ficca poco lontano. Ok. Ok, e Dragnir, cosa fa il capo sciamano, che sembra essere l'ultimo lì? Brestir, penso, vero? Brestir, hai ragione. Ok. Ma il capo sciamano non ha grandi capacità da guerriero, o sì? Potrebbe anche averle. E
poi, scusami, mi potresti per favore ripetere questo qui, appunto, in che condizioni è? È molto danneggiato per quello che riguarda la gamba e diversi tagli aperti che si stanno richiudendo. Ok, ok, però è, diciamo, cioè, è mezzo in piedi, comunque. Sì, è stato rovesciato dall'attacco, in realtà, di Yaldra. Allora, Yaldra, scusami, lo sciamano, sì, cerca appunto di spostarsi verso il fuoco, anche okay, lui, e se riesce, queste creature sono... Cosa vuoi fare? Dimmi solo cosa vuoi fare, vediamo se, come si allora, fa. Allora, l'idea sarebbe quella di trascinarlo di peso nel fuoco, però... Certo, 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 siamo pro gesta epiche, vai pure con un corpo. No, se, però se è troppo pesante mi chiedevo proprio. Eccola lì, guarda. Allora, lo sciamano cosa fa? Inizia ad agitare le braccia e una specie di energia gli si avvolge attorno, afferra la creatura da quelle che sono due protuberanze corne e inizia a trascinarla come se fosse molto leggera. La creatura si pianta, loro due vanno verso il fuoco e si raggiunge uno stallo in cui sembra che la creatura non entri nel fuoco. Così ad un certo punto, con di nuovo il canto del villaggio sulle labbra, quello basso, vi ricordate? Trascina camminando nel fuoco la creatura con sé. Minchia. Hai capito? Yaldra. Yaldra vede la sua spada lontana e guarda lo sciamano e prende un tizzone nel fuoco, un tizzone, okay, ardente, magari uno di quelli un po' più appuntiti, lo alza e prova a infilarlo nel retro del ginocchio alla creatura ancora in piedi che si sta trascinando. Vai col tuo tiro di carne. 6, ho fatto 9. Bomba. Allora, la creatura, quando tu infili questo, anzi, descrivimi come mi infili un pezzo di carne in un moncherino, sono curioso, voglio sentire che gocciola però. Allora, vedendo la carne scoperta che fuma rigenerandosi, immagino leggermente, per impedire questa rigenerazione, Yaldra infila il legno ardente dentro la creatura e urla. Urla sentendo il suo dolore e le sue ferite ancora aperte che ha su tutto il corpo. Esatto, e non solo quel dolore, perché uno delle due zampe, quella col moncherino d'osso, velocemente nel movimento ti passa in zona pelvica. Tutto si fa nero. Dragnir, cosa è successo? Scusate. E Yaldra, se vuoi spiegare il volo cosa hai fatto. Ho infilato un pezzo di legno ardente nel moncherino della creatura. E l'ha, okay, praticamente quasi ammazzata del tutto, se non l'ha ammazzata. Mentre il capo sciamano, invocando dei poteri mistici, ha fatto diventare le sue braccia come luminose e ha trascinato insieme a se stessa il troll nel fuoco. E il troll, vedo che c'ha la X, è morto? Eh sì, è una pira di fiamme e lo è anche il vostro capo sciamano. Ok. E Dragnir, ti dico solo questo: la mano che ti teneva la gamba, mentre spasma morente la creatura, si stringe. In un attimo feroce, la tua gamba fa crack. E allora urlo. Urlo come se mi stessero scoiando vivo. E basta, rimango lì urlante. Aiuto! Ah! Allora, Yaldra, scusami. Yaldra, tu stai vedendo tutto, ovviamente. Come in realtà hai una percezione di quello che sta succedendo anche tu, Bresnir?
Scusami, ripeti il nome? Brestir. Brestir. E quindi, nel senso, posso... Li vedi comodi comodi qui sotto, ma sotto Roll20, cioè in basso a sinistra. Cosa, scusa? Ah, sì, 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 i certo, nomi, hai dico, ragione. Vedi comodi con anche scritto il giocatore in basso a sinistra su Roll20. Siete dei signori, ragazzi, volevo dirlo anche per chi è a casa. Allora, qualcuno ascolta le tue urla, Dragnir? Una figura... che ora, se riesco, vi porterò alla vista. Cammina come se nulla fosse attraverso il ponte del villaggio. È una figura massiccia ed indossa quella che sembra essere un'enorme armatura di ferro, qualcosa di ovviamente impensabile, e corrisponde alla descrizione di quelli che sono i selezionatori. Oh, rientro, Andre. I selezionatori, sapete chi sono? Sono coloro che conosciamo sulla Terra oggi come le Valchirie. Coloro che scelgono i valorosi nei campi di battaglia. Quindi non me. Io. Quindi ne abbiamo per uno, lo rimane qui a casa. Esatto. Vabbè che io ho dormito tutto il tempo. E tanto io ho fatto più danni di te. Spiega. Sicuro. Allora, nel tuo aprire e chiudere gli occhi, Brestir, in realtà vedi per un fuggevole attimo girarsi verso di te un elmo con due piccole luci verdi. Un dito si alza, senti muoversi come dei cigoli, qualcosa senti cigolare di ferro, stranamente poco per la massa, e punta un dito verso di te. Quello. Dopodiché il dito vaga di nuovo verso Yaldra. Anche quello. E osserva te urlante. Quello no. Dragnir. Tu sei interessante. Verrai con me. Si gira. E delle altre figure da incubo compaiono con delle specie di lunghe braccia meccaniche, una quantità di ferro mai visto, qualcosa viaggia su zampe, qualcosa viaggia sui cingoli. In ogni caso non vedete più nulla, che sia il dolore o che sia lo shock. Vi risvegliate dopo quella che sembra un'eternità in un altro luogo. È altra neve quella che vi cade, fa più freddo di quanto non ne abbiate mai sentito. È un luogo completamente diverso, le palizzate sono simili, ma le capanne sono foderate di ferro, stranamente. C'è caldo dentro queste capanne, caldo vero. E non vi viene spiegato nulla, solo la figura che vi ha indicato col dito, senza il suo elmo, ogni tanto vi rivolge la parola, vi fa fare strani esercizi, flessioni, corse sotto la neve, vi lega dei pesi addosso. Non siete neanche gli unici, ci sono tanti ragazzi giovani. E le vostre ferite non sembrano neanche mai essere accadute sul vostro corpo. Chi prova a scappare da questo posto non torna mai alla capanna di sera. E il cibo è sempre pronto e sempre servito. C'è quasi una rissa ogni sera, sembra quasi decente sotto questo punto di vista. Se avete domande fatemele, se no passeremo a qualche domanda che farò io a voi. Allora, io faccio un'osservazione. Sì. Hai qualcuno, ovvero io, che ha sbloccato il nome Bellator da dare a un PNG. E infatti Bellator è l'uomo in armatura. Ok. E spieghiamo tutti da casa, se spendete 1000 punti guancialini potete chiedere al master di dare un nome a una città, una cosa, un oggetto, insomma. Che figata! Perché io non lo sapevo, cazzo, non so come spendere i miei punti guancialini. Io... E Kawaii Flamingo, scommetto. Io faccio un altro inciso, che anch'io ho speso i miei punti guancialini, ma non riesco a sparare l'emoticon del Jack che fa così, non male. Riesco a...
È perché sei morto un po' per quello. Sì. Cioè, più diventi vecchio, più diventi morto, no? Quindi quando sei boomer. Allora, scusami, premi sulla faccina a destra nella chat, c'è una faccina rotonda, la vedi? Dove puoi scrivere. Sì, bello, dopo vi okay. Bene. E lì ti si aprono le emote che puoi mandare, di uso frequente oppure quelle esclusive di Carbonara Roleplay. Lì trovi il Madai. Adesso ho capito, scusate. Vabbè. Chiusa parentesi. Ecco. Quindi ragazzi, suppongo non ci siano domande. Eccolo lì. No, io... Allora, io... No, scusami, Emi. Vai, vai. Vado. Io non... Cioè, provo a domandare effettivamente dov'è il nostro villaggio, se possiamo fare ritorno. Se e quando mai faceste anche voi domande simili, vi avete in cambio soltanto uno sguardo di ghiaccio e risposte su questo genere. Non c'è una casa dove tornare. Torna a correre. Risparmia il fiato. Vai, Andre, scusa. No, no, tranquillo. Io in realtà, cioè, quello che vedete è che io invece sembro essermi adattato abbastanza bene. Cioè, non sono cambiato per niente da quello che ero al villaggio. Sempre isolato, sempre, diciamo, che sempre sulle sue, molto quasi riflessivo, ma con l'aria tormentata, faccio esattamente tutto quello che mi viene detto di fare. Ok, invece Dragnir? Volevo capire, cioè, questo periodo quanto dura? È un periodo che sembra non finire mai e non essere mai neanche iniziato, perché a un certo punto è tale la routine di correre nella neve, mangiare schifezze, continuare a fare cose insensate, che diventa una roba dritta. Ok, sì. No, io non faccio nulla di particolare, non faccio domande... e mantengo il mio atteggiamento passivo rispetto a tutta la gerarchia e a chi ci dà gli ordini. Quello che faccio allora è di cercare di stare il più vicino possibile a Dragnir, perché probabilmente conosco il suo carattere e cerco di fornirgli una spalla durante questo periodo. Allora, durante il periodo avanzato in questo posto iniziano a darvi dei compiti e arrivano anche degli altri ragazzi, vi mandano a caccia e vi dicono esplicitamente di non tornare a meno che non abbiate del cibo. Le prime volte sono dure e in realtà quelli con cui siete arrivati partono e non tornano più. Un giorno venite condotti durante la notte da, ricordami come si chiama l'NPC, e... controllo subito. Bellator. Bellator, su uno spiazzo dove c'è un'enorme scatola di ferro con delle lucine che lampeggiano. Sembra quasi un mostro da come romba. E vi fa salire. Quando decollate, è qualcosa che un vichingo non sperimenta alla leggera. E in effetti l'esperienza di decollare, raggiungere l'atmosfera e vagare osservando il pianeta dall'alto vi segna profondamente. Mi direte poi come. Arrivati in un altro luogo interamente foderato di metallo, dove questo animale che vi sta trasportando entra in una montagna che apre la bocca di metallo, dove è raffigurato un grosso lupo su sfondo giallo. Passa molto tempo all'interno e vedete nuovamente quelli che scoprite chiamarsi servitori, persone che non hanno più braccia o gambe o teste, ma parti di metallo e ferro con la quale svolgono compiti come se fossero ingranaggi. Vi iniziano lentamente, dopo che vi hanno sistemato in un'ala a chiusure stagne, a prelevarvi durante la notte e svolgere su di voi strane operazioni che vi spiegano essere impianti genetici per potenziare il vostro corpo già molto molto robusto dagli allenamenti che avete subito finora. Dragnir, come hai reagito
al periodo successivo agli impianti genetici, mentre la vista si acuiva, l'odore diventava quello di un canide e toccare gli oggetti provocava quasi dolore per la sensazione al tatto. Beh, è stato tutto ovviamente troppo intenso. Ragnir, che ha vissuto il viaggio spaziale come se fosse una sorta di... nel profondo del cuore sperava che fosse... voleva credere che fosse una benedizione degli dèi. Qualcosa che gli dèi hanno prescelto delle figure, li hanno, come dire, benedetti e portati nel loro mondo. Però il loro mondo si è rivelato molto più crudo e più volgare, molto più simile a quello che stavamo vivendo noi prima, però è più sporco, sì, più tecnologico, c'è più ferro, ci sono delle cose incredibili, ma alla fine l'animo dell'uomo è sempre lo stesso. E quindi Dragnir si trova in questo corpo geneticamente modificato, biopotenziato, ma non si trova nella sua pelle, si sente forestiero dentro se stesso in un mondo che non gli appartiene. Bellissimo. E nonostante non lo sapeste, ragazzi, Dragnir guadagna un punto gloria da spendere quando e come un inspiration gli avrebbe fatto comodo. Posso guadagnare anche un punto depre, così sono triste. Certo. E abbiamo un... scegliete voi, Brestir o Yaldra? Vai Brestir. Stesso... allora, Brestir è come al solito molto enigmatico, nel senso che non è facile capire quello che prova in questo momento, perché si è sempre dedicato anima e corpo in quello che faceva, indipendentemente da chi gli chiedeva di fare le cose. Lui l'avete sempre visto spendersi con una grinta e con una appunto aggressività totale, dava tutto se stesso. Queste modifiche che gli hanno fatto fondamentalmente non sembrano aver cambiato il suo modo di comportarsi, anzi ogni tanto si guarda e grigna i denti ancora più forte di prima, si lancia negli addestramenti con ancora più vigore, con ancora più che vigore. Per ora, stranamente, ti informo, non riprendono, vi lasciano oziare tutto il giorno in camera, a volte ripetendo le stesse operazioni chirurgiche. E quando questo capita, vedete che lui va in crisi totale, vedete che comincia a diventare ancora più come si dice, chiuso in se stesso, lo vedete spesso in un angolo, spesso pensieroso, e ogni tanto piange addirittura, oppure si picchia la testa forte, fino a che non si trova proprio di suo qualcosa da fare. Ok, aggiungo, per adesso fermo un secondo soltanto perché andiamo avanti un attimino su altre cose, anche se è super fico, perché tra l'altro ci sta ad abuso. Vorrei sapere Yaldra invece come reagisce. Yaldra è invece incuriosito, nel senso che a tutto questo ci deve essere un motivo. Se degli uomini giungono dal cielo, ti prelevano, ti danno poteri di dei, un motivo ci deve essere. E questo motivo deve essere molto importante, più importante della sorte di un villaggio. E quindi si sente onorato. Non vede l'ora di comprendere queste motivazioni e di servire una causa più nobile di quella di guidare un semplice clan. Ok. Allora vi aggiungo un'altra cosa. L'esito di tutte queste operazioni genetiche che attraversate sono diverse per ognuno di voi, in una certa accezione che vi dirò subito. Per esempio,
Bestir non solo riesce più velocemente a riprendere il controllo dei propri sensi, ma riesce ad affinarli di più degli altri. Riesce a sentire quando muovete le coperte nei vostri letti. Riesce a osservare i pori del metallo in fondo al corridoio e a sentire la vibrazione dovuta al battere dei cuori durante la notte degli altri suoi compagni. Dragnir sente acuite le sue percezioni che lo sciamano chiamava sciamaniche, e spesso e volentieri riesce a fare cose di cui non riesce a spiegarsi la funzione. Tipo? Per esempio, riesci a sviluppare brevemente poteri telecinetici, a prevedere quello che sta per succedere tra i tuoi compagni, e riesci a volte addirittura a creare piccoli campi elettrici tra le tue dita. Figata. Mentre Yaldra, per qualche strano motivo, riesce quando parla a essere ascoltato senza opposizione dai suoi compagni. Perfino i servitor, che lui comprende essere qualcosa di non vivo, lo ascoltano. Quando lui dà un ordine, esso viene eseguito. Non da voi magari, che comunque lo ascoltate per rispetto, probabilmente, o per altri motivi, ma c'è qualcosa in più. Questo periodo passa e vi chiudono in quarantena nella vostra stanza. Venite chiusi senza una spiegazione, senza un motivo. Vi nutrono attraverso dei buchi, a volte nel soffitto, a volte nelle mura. E dopo un po' capite perché. Una alla volta venite presi da una specie di rabbia, un istinto omicida, che vi spinge, in particolare nel caso di Brestir, a spillare il sangue da tutto ciò che vi circonda. Ad un certo punto volete anche il sangue dei vostri compagni nelle stanze vicino a voi e cercate di sfondare con le mani nude il muro, sfondandovi le mani e vedendole ricrearsi, rimarginarsi. Che figata. Quando uno alla volta sembra che questa rabbia passi, passa Bellator, ho capito bene? Sì. E vi raduna nel corridoio. Avete reagito bene finora. Se avete una domanda, risponderò. Sgrano gli occhi e è giunta l'occasione per capire qualcosa di più. E la domanda che gli faccio è: per quale motivo ci state facendo tutto questo? Chi dovremmo servire? Siete stati scelti. Servirete Ras, il padre di tutto, e l'Imperium. Ma soprattutto servirete il capitolo. Poi si gira verso voi due. Vedi che io ho proprio, sono quasi tremante di rabbia. Comincio di ogni tanto, vedi che mi tiro quasi così la faccia. Dico: mandatemi fuori. Ti batte un palmo corazzato sulla spalla, probabilmente slogandola. Tu senti comunque che ritorna al suo posto. Ti pentirai di averlo detto. E si gira verso Dragnir. E Dragnir rimane. Allora, sono lì seduto, non so dove siamo in una cella? Siete in un corridoio in piedi. Ok, perfetto. Allora rimango in piedi guardando verso il basso e faccio un attimo, alzo le spalle un attimo e mi guardo le mani, e ogni tanto, cioè a un certo punto, c'è una scintilla di elettricità tra le dita, ma non dico altro. Se fai così, vedi che anche lui si gira verso di te.
e anche nella sua mano vedi una scintilla trasformarsi in una specie di sagoma non ben distinta che assomiglia a quella di un lupo che corre, che diventa di un verde scuro. Mm. E ti dice... Allora quando vedo questa cosa poi sollevo subito lo sguardo dalla sua mano ai suoi occhi. Di certo non ti ho scelto per il tuo coraggio. Spero che tu cambierai in questo tempo che trascorrerai qui. Si gira le spalle senza darvi il tempo di reagire e parte come se doveste seguirlo. Io vado. Anch'io. Dopo un po' che gli altri partono a qualche passo di distanza, anche Dragnir avanza, trascinando i piedi. Perfetto, mi rimangono altre due domande, quindi per motivi di tempo vi chiederò di essere concisi, anche se so che è un'ambientazione fica, c'è tanto da dare per contribuire e io mi godo un casino, però vorrei riuscire a chiudere in una sessione se ce la facciamo. Vi portano in quello che è, o meglio vi porta, in quello che è una specie di ascensore. Lo sto dicendo per la semplice comprensione dei giocatori. Chiaramente per voi è una piattaforma che scende. Questa piattaforma vi conduce in una specie di grotta dove uno alla volta venite condotti davanti a quello che sembra un colonnato, ok? Questo colonnato di due sole colonne ha dei lupi, grossi lupi, incisi nella roccia in cima che formano una specie di arco. Belator e altri tre simili a lui, che vi aspettano dall'altra parte, vi osservano. Capite che dovrete attraversare. Non faccio una piega, io vado dritto proprio. Quando arrivi in mezzo, si alza una nebbia veloce e tu ti ritrovi nel mezzo di una mischia. Inizi... per forza di cose, perché sei aggredito da figure che non ben distingui, a difenderti. E a un certo punto una di essa diventa proprio Yaldra. Cosa fai? Questa creatura, questa visione mi attacca? Sì, sai che o tu o lui. Ah beh, io mi difendo subito. Dopo sgrano gli occhi... Mi sta impazzendo la scheda, aiuto. Ok. Io sgrano gli occhi e proprio mi lancio contro questa figura senza neanche pensarci. Questa figura si trasforma in un troll e lo vedi ergersi su di te e girarsi verso quello che sono i tuoi compagni. Nuovamente capisci che una scelta è davanti a te. La tua vita o la loro? Ah beh... mia. Nel senso, sacrificare la mia. Chiaramente. Certo. Quando carichi la creatura, esci dalla nebbia e sei dall'altra parte di questo cancello. Una delle tre figure ti guarda, fa segno di sì con la testa e ti avvolge un braccio intorno alla spalla. Quando sparisce tutto, io sono arrabbiato, proprio comincio a dare pugni per terra. Sì, cucciolo, dai, alzati. Urlo feroce, lo scanso proprio e vado avanti. Ok, voi due. Vai, Yaldra. Entro io. Allora, quando entri, vedi in fondo al tuo campo periferico il tuo villaggio in fiamme. E dall'altra parte vedi Fenris, il pianeta, come l'hai visto sull'astronave. Tutt'attorno, come dei tentacoli, gli tentacoli gli si avvolgono incontro. Dei troll ti separano sia dall'uno che dall'altro. Dove vai? Vado verso il pianeta.
Ok, anche tu, quando raggiungi il pianeta, sei dall'altra parte del cancello. La seconda figura ti guarda e fa come di no con la testa e ti dice: lo avrei fatto anch'io. Dai, vieni. Anche tu, Dragnir. Cosa fai? Cioè, ho la stessa visione, scusami. No, scusami. Tocca a te, questo volevo dire. Ok. Se davanti a me tutti pian piano entrano in questa nebbia, rimango lì per un lungo istante. Non so se posso mettere le mani in tasca, se ho delle tasche nei pantaloni. Sì, potresti avere qualche cosa addosso. Beh, se le ho, comunque, con le mani in tasca, con le mani dietro la schiena, avanzo lentamente, esitante, metto un passo in questa nebbia. Ok. Vieni avvolto da dei sussurri. Dei sussurri che non capisci bene. Davanti a te si presenta quella figura su quel cuscino viola. E allunga la mano verso di te e ti dice: non sei costretto. In fondo hai fatto quello che dovevi. Vieni, porrò fine a tutto. E allunga la mano verso di te. Io la osservo per un lungo attimo. Me la ridescrivi, per favore? Allora, è una figura che indossa vesti attillate, sopra un lungo cappotto, tutti e due di un blu scuro, ha delle lunghe orecchie e un viso piuttosto lungo. Beh, dei maschio tratti... è uomo o donna? Maschio. Okay. E degli occhi di un color miele. Dopo, cioè l'attimo che rimango a osservare i suoi vestiti, i suoi lineamenti, alzo lentamente la mano e verso la sua. Ok. Però quando arrivo a pochi centimetri gli tiro un ceffone alla mano con uno schiaffo e dico: senti, tra i denti, mentre sento le risate, dico: senti. Nessuno mi dice quello che devo fare. Senti delle risate che spazzano la nebbia. Non hai attraversato il cancello, sei ancora dentro. Ma tutte le figure corazzate attorno a te, e ti accorgi che non sono tre, sono di più. Ok. Stanno ridendo sguaiatamente fino a piegarsi a terra. Mm-hmm. Queste risate, tra queste risate uno di queste figure si alza, si avvicina, ti prende dalla spalla e ti fa: sapevo che non aveva sbagliato Bellator a sceglierti. E ti trascina fuori da questo luogo. E voglio dire l'ultima cosa, che mentre questo succede io mi sto dimenando come un animale in gabbia, cioè proprio no, cosa evidentemente che nessuno aveva mai visto fare da Dragon. Evidentemente il fatto che indossino delle armature potenziate fa la differenza, vieni trascinato proprio come una bambola. Sì, ecco, però c'è questo patetico tentativo di opporsi. Ok ragazzi, allora quello che succede, quindi il periodo che passa dopo, è un altro periodo nelle vostre stanze, ma vi viene dato un certo grado di libertà. Esplorate questo luogo che vi viene rivelato essere la fortezza monastero del capitolo degli Space Marine dei lupi siderali. Vi viene spiegato da chi incontrate, che risponde di buon grado alle vostre domande, quello che sta succedendo, e venite introdotti a sedute intensive di allenamento fisico alternate da un collegamento tramite elettrodi alla fronte di una macchina istruttrice che vi spiega quello che avete visto nel video all'inizio. Di base vi spiega il vostro ruolo e vi spiega cosa fate lì. Venite assegnati a quella... vi viene assegnato un nome di squadra. Siete la squadra Fierovento, il nome del vostro, della vostra provenienza. Sapete che non potrete più tornare alle vostre case e qualunque cosa succeda, la vostra vita non più vi appartiene, ma appartiene a Ras, il primarca che ha dato la luce ai lupi siderali, in un certo senso, e all'impero che servite fedelmente. In poco tempo vi viene anche spiegata come adattarvi
all'utilizzo delle armature potenziate. Anzi, faccio un piccolo passetto indietro. Che è qualcosa di questo tipo. Volevo farvele vedere, giusto perché così abbiate una chiarezza di cosa stiamo parlando. Belle. Queste armature potenziate, con dentro voi, in altezza sfiorano... O meglio, teniamola più semplice. La persona più alta che abbiate mai visto non può che arrivare al petto di una Startess in armatura corazzata. Tipo sono 4 metri? Al petto, sì, 3 metri abbondanti. Esatto, ben detto. Vi viene spiegato come utilizzare le varie armi, che scoprite con piacere essere molto forti. Addirittura questi proiettili esplodono dopo l'impatto, solitamente smembrando gli sfortunati. E vi viene consegnata una spada o un'ascia a catena, che sono o una spada o un'ascia con un filo dotato di denti che si muovono molto velocemente. Quanto cazzo è metal questa cosa? Oh, sì. Vabbè. Venite fatti imbarcare. Vorrei fare menzione per l'Agnus Dei che sta andando in sottofondo, che è bellissimo, però quando, cioè, quando si chiama una catena, cioè una spada così con la catena, cazzo, dovrebbe partire un assolo dei Pantera, una roba del genere. Davvero. Allora, venite assegnati come squadra, quindi una squadra a cui viene dato il comando al signor Yuldra Fierovento. Sono il capo della squadra. Sì, sei il tipo, il capo dei panchinari, qualcosa del genere. Sì, è un inizio. Per un battesimo del fuoco, viene detto, per cui per mesi vi gasano. Quello che non vi dicono, una volta saliti sulla Drakkarok, che è la nave che si stacca dal pianeta Ferris e vi accompagna, quindi questa. Guardate ragazzi che figata di nave. Ah sì. E ad un ruolo di rappresentanza. Questo è un duro colpo per l'orgoglio della persona, o meglio dello Space Marine che vi sta accompagnando, che per tutto il viaggio, diciamo, tutta la parte di viaggio che sperimentate di 2 settimane, non fa che lamentarsi, bere un forte alcolico che vi informa ucciderebbe un umano e vi insulta in quanto stupidi piccoli cuccioli bagnati, inetti, incapaci di intendere e di volere. Ogni volta che vi chiama in adunata e non arrivate in tempo, vi fa pulire la sua armatura da cima a piedi con le mani. Succede che un giorno, mentre state viaggiando su questa nave, vi spiegano che farete il salto warp, quello che in pratica è entrare in un buco colorato e spuntare in un buco colorato da un'altra parte. Quando ciò succede, Dragnir, tu ti senti molto male e ti sembra di avere persone che premono ai lati della tua faccia parlando in ogni momento. Cazzo, ma proprio nell'istante o una cosa che dura per un po' di tempo? Nell'istante. E non sento cosa dicono? No. Ok. Ad un certo punto, un giorno di circa un mese di viaggio che state facendo, anzi 3 settimane di viaggio, venite convocati, quindi velocemente preparate l'equipaggiamento e vi presentate da Rekkas, che è questa persona che vi tratta malissimo, che è uno Space Marine. Ragazzi, un saluto a Dunedain, che è un amico che ci segue probabilmente per lo spam selvaggio e si è appena followato. Grande Dunedain. Grande, viva lo spam, cazzo. Tu sai che fai parte di una stirpe metà elfica e metà umana. E metà metal. Baccali. Quindi... venite un giorno chiamati sul ponte di questa nave, dopo qualche minuto di passeggiata tra le paratie di ferro, raggiungete questa specie di ponte in cui si vede lo spazio. Minchia. Racca, che
che ho deciso che si chiama così adesso perché non mi ricordo bene il nome, vi osserva, ha l'elmo sotto braccio con uno sguardo di questo tipo. Io, mi sentite che mentre sono lì con voi dico, nemmeno qui nello spazio profondo si fermano le voci. Sì, certo, le voci, come no? Volete sapere perché siete qui almeno? Sì, signore, per quale motivo? Ah, meno male che c'è uno che sa come parlare a un superiore. Ho deciso, dato che il nostro compito di rappresentanza sembra aver avuto fine prima di iniziare, che vi metterò al corrente di ciò che sta succedendo. E prende una specie di corno da cui trae un lungo sorso, facendovi aspettare in piedi. Ecco, e quindi ho deciso che, dato che abbiamo ricevuto una richiesta, o anzi, si avvicina a voi, un ordine, da parte di nobilissimi, altissimi e leggerdrissimi nobili della Sacra Terra, di essere prelevati da un pianeta inutile, di un posto inutile, nella quale stiamo per entrare nel sistema, insomma, stiamo per arrivare lì dentro, non so se mi sono spiegato. Andrete voi a prenderli. Ok? Ci aspetta qualche tipo di nemico sul posto, signore? È un problema, non lo so. Boh. Non disturbatemi più. Salite sulla capsula da sbarco, vi facciamo scendere per la direttissima. Sbrigatevi. Sapete che si sta riferendo al ponte di sbarco, nella quale verrete caricati in una specie di capsula pressurizzata e lanciati a tutta velocità sul pianeta, dove dei reattori attutiranno il colpo, una certa parte, per farvi atterrare direttamente dove voluto. Bene, andiamo squadra. Ok. Mentre arrivate in quello che è la sala, dove gli oblò finiscono e le vetrate verso l'esterno scompaiono, diverse e rumorosi, diciamo, sirene d'allarme partono. E quando partono, diverse voci concitate preparano al volo questa specie di struttura dove il vostro posto è atteso. Un servitor si avvicina e vi dice: prego, selezionate pure armamento e recatevi nel posto. Si gira e se ne va. Vi fa strada verso l'armeria. Se volete armi di qualche tipo particolare, è il momento buono per chiedermele. Se no avete un fucile Requiem, arma molto potente, automatica, una pistola Requiem, una pistola molto potente, e una spada catena, oltre che granate a perforanti e a frammentazione. Ok, siccome non mi è stato fornito quale tipo di resistenza avremo, cioè io ordino di prendere tutto il possibile. Ok, tu sai per esperienza che nella capsula non può stare più di tot equipaggiamento, quindi se vuoi proprio qualcosa di specifico, oltre alle munizioni che ci saranno, non ti preoccupare. Tipo, voglio un lanciafiamme, voglio un martello che colpisca il nemico e spari 10.000 volt di elettricità, cose di questo tipo, è il momento. Beh, mi giro, guardo i miei compagni e... Dragnir, hai qualche richiesta? No. E tu, Brestir? Sì, ti dico, io rivoglio la mia ascia e voglio il fuoco. Quando dici così, due
piccole creature a foggia di bambino infante, con delle piccole alette bianche e degli occhi sostituiti da dei bollini rossi luminescenti, attraverso una catena volano, o meglio, reggendo una catena per lembo, portano verso di te un lanciafiamme e la tua catena, la tua ascia motosega appese. Oh sì, signori, adesso sì che si ragiona. Medal! Non la mazza con sopra la roccia qua. Motosega! Che voglio gli assoli, dai, cazzo. Perfetto, tu sarai l'appoggio per il fuoco ravvicinato. Io invece vorrei prendere un fucile da precisione, quello che è una mitraglia, un blaster leggero e versatile. Ti si avvicina un servitor che al posto delle gambe ha un piccolo riquadro cingolato. Ha una specie di vassoio che regge con più braccia meccaniche e sopra ci sono un fucile che ha una parte che sembra illuminarsi, che tu sai essere un fucile al plasma, pericoloso perché può esplodere in mano a chi lo usa e pericoloso perché può trapassare il metallo come il burro se gli lanci una palla di metallo appena uscita da un forno. Perfetto, poi guardo Dragnir e gli dico: beh, meglio se ti munisci di arsenale da media lunga gittata anche tu. Aspetta, no, scusami, perché hai chiesto anche qualcosa di precisione. Sì. E vedi anche a fianco un altro bolter, quindi un fucile Requiem come i te, con una canna leggermente più lunga e uno scope, quindi un mirino di precisione. Perfetto, prendo entrambi e le granate. Ok. Dragnir rimane lì, vi osserva mentre vi equipaggiate e abbiamo, cioè, ci è stato dato comunque a tutti l'equipaggiamento standard, giusto? Certamente, ce l'avete con voi. Va bene, allora niente, io prendo le armi che mi sono state date, dopodiché ti dico, Yaldra, quello che mi è stato fornito va bene così. Ok, un piccolo dettaglio per Dragnir. In questo periodo di addestramento ti è stato spiegato come imbrigliare l'elettricità, okay. Ti è stato spiegato come in una specie di trance momentanea prevedere lo svolgersi del futuro, non sempre esatto purtroppo, e addirittura a utilizzare della telecinesi o a spezzare la carne degli avversari. Ok. Un'altra... Scusami. Vai, fai la richiesta, io ho una cazzata da dire. Ah, ok, se è possibile avere tipo dei propulsori per fare una specie di scatto, cose così. Lo zainetto, perché... La cosa divertente che sta chiedendo Brestir non è casuale, è un equipaggiamento specifico degli Astartes, quello di cui stai parlando, ed è... Il jump pack, quello che comunemente viene detto zaino tattico d'assalto aereo. Questo zaino ha due grossi reattori puntati in basso a destra e in basso a sinistra, e quando attivato permette brevi salti, di solito utilizzati per atterrare in mezzo ai nemici schiacciandoli con la semplice pesantezza della power armor. No. Ti viene portato da quello che è una coppia di servitors nudi senza genitali, con delle specie di plug per jack, se avete presente, buchi per i jack, sì, che gli cospargono il volto. Ragazzi, io sono a posto così. Anch'io. Allora, un paio di commenti interessanti, ma non possiamo fare un altro sondaggio per decidere se bruciare tutto o no? Chiaramente bruceremo tutto. Non penso che sia bisogno di domandarlo, scusate. Che kill team incazzatissimo, ci dicono abbastanza. Sì. Li devo dare anche... Suggeriscono anche jump pack e martello tuono e si va a fare pulizia. Ragazzi, io il martello tuono l'ho suggerito.
è stato lasciato lì. Tornando a noi, vi devo dare una bella e una brutta notizia. La bella è che mi sto divertendo un fracco, la brutta è che molto probabilmente non riesco a stare nella sessione. Va bene così, perché io un'altra la faccio volentieri. Anch'io, onestamente. Perfetto, bene, così sono tranquillo, ragazzi. Allora, salite su quello che è questo compartimento. È molto piccolo, si sta stretti e si sta assicurati insieme al proprio equipaggiamento alle paratie di questa che sembra una goccia con dei costoni e dei grossi razzi sotto per spingere al contrario. Quando salite non vedete nulla, sentite molti rumori, uno meno incoraggiante dell'altro, e venite sganciati dall'orbita. Quello che fa strano a Brestir, perché ha i sensi più affinati di tutti, è che è come se le voci che tu sentivi nella tua testa venissero da fuori, mentre l'urlo del vento sconquassa il drop pod, quello che viene detto veicolo da sbarco. Tutto trema ed una luce sola rossa in alto vi illumina. Dopo quella che sembra un'eternità, sentite accendersi il propulsore in basso e, come di un'esplosione, sentite atterrare la capsula sul terreno. Blocchi come di cemento sentite che volano in tutte le direzioni sbattendo sul metallo, e un portellone salta scendendo. Sbam! Nel fumo, qualcosa che non vi aspettereste, vedete una distesa. Io adesso lascerò questa schermata volutamente. Una distesa da incubo, un cielo rosso e come delle specie di tentacoli che si muovessero lentamente uscendo e rientrando come in un mare al contrario, sono ciò che è in alto. Ciò che è in basso è un fumo terribile nella quale, nei quali buchi, vedete delle macchie luminose e in distanza una, come una creatura gigantesca che si muovesse fatta di tanti piccoli bulbi, ma sono così lontani che solo Bestir riesce a distinguere che sono creature separate. Vi rendete conto, scendendo, di essere su una piattaforma di atterraggio e che intorno a voi della gente vi stia osservando, gente che è molto più bassa di voi e vi sembra di essere tra dei bambini. Cosa fate? È ora di dire le voci. Perfetto. Quali erano i nomi dei contatti che cercavamo? Non ve li hanno dati. Ok, ci hanno dato la locazione almeno? Non ve l'hanno data. Ok, ma chi dobbiamo estrarre esattamente? Dei nobili e basta, X? Dei nobili della Sacra Terra, ti è stato detto. Allora, guardo uno dei villici che c'è attorno. Che ti descriverò per correttezza tua, scusami. I villici sono dei soldati con una mimetica urbana, con due piccole spalline, un elmo e in quasi tutti i casi messo male, le facce tumefatte, sporche, e ogni singolo presente vi osserva e qualcuno piange. Alcuni sono in ginocchio e capite che l'ammirazione che hanno verso di voi è qualcosa che nel vostro villaggio, neanche se fosse sceso il vostro dio, avreste potuto dimostrare. Ok, noi vediamo ancora la schermata della nave, vero? Esatto, volutamente. Okay. Allora io lo guardo. Vi trovate qua. Questa è un'enorme città, alta svariati chilometri. Scusate, ci dicono che in... in live, cioè su Twitch, si vedono le nostre webcam come se avessero delle linee verdi. Sì, esatto, è il filtro verde che abbiamo messo per simulare l'effetto un po' Warhammer. Ah, ok. Sapevo che avresti riconosciuto il segnale.
È quando abbiamo indossato gli elmi che è comparso. Bravo. Ok, quindi siete qui sopra. Prego, ti ridò la palla, scusa Yaldra. Minchia che effetti, raga, scusate, ma che bello. Allora, Yaldra appunto indica con la mano, immagino metallica, perché abbiamo addosso la space suit. Di un color azzurro, celeste, azzurro grigio. Dico, uno dei soldati lì attorno, dico: dove risiedono i nobili della Sacra Terra? Uno che ha le lacrime agli occhi ti si avvicina, si prostra e ti dice: no, no, non lo sappiamo, però posso condurti dal governatore. Presto, non abbiamo tempo. Andiamo. Ok. Voi fate altro là dietro? Io attivo la motosega, cazzo. Boia, quando lo fai saltano tutti quanti all'indietro. Esatto, temetemi. Una cosa per Dragnir. Quando ho saltato il portellone, ma in realtà già mentre scendevi, hai sentito una pressione sulla testa. Come se avessi infilato la testa tra una macina del grano. Mm. Un dolore terrificante dietro al collo. Ok. Pulsa. E ti è quasi difficile pensare. Ok, e allora quando... E voi altri ragazzi invece vi sentite come se aveste qualche ragnatela sulla faccia quando vi muovete. Prego. Allora, vorrei capire se qualcosa di tutto quello che vedo, cioè io non sto molto ascoltando quello che succede, cerco di concentrarmi su quello che provo, e se qualcosa di quello che vedo è legato a questa sensazione, cioè così a sesto senso. Sì, il tuo sesto senso, ovvero come sei stato addestrato a cercare le presenze psioniche, sai che il potere che deriva dai tuoi poteri si chiama psionico, arriva dalla marmaglia di quello che sta brancolando, oltre a quello che vi accorgete essere un fiume di lava che avvolge la città, pompato dalla città stessa. E quando osservi come Bestir, ti rendi conto che è un mare di creature che urla artigliando, cercando di, capisci, venire verso di voi. Capisci che è da lì che viene questo dolore. Scusami, ma cioè, che cos'è effettivamente questa cosa? Cosa vedo? Allora, acquisci gli occhi, le tue pupille si dilatano molto, si restringono tantissimo e riesci a individuare delle sagome terrificanti, supponi della grandezza di un uomo, con più braccia, con code, con artigli, con tanti occhi, con scaglie chitinose che le ricoprono il corpo, urlare nella direzione della città. Ok. Dove torreggianti creature simili ma più grandi le governano, muovendole attorno alla lava solidificata in fondo lontano alla città. Delle specie di protuberanze di carne salgono verso il cielo a formare come dei ponti dove queste creature si arrampicano. Ogni tanto dell'artiglieria dalla città ne demolisce una, facendone cadere nella lava, facendo saltare grandi schizzi e sentendo le urla di queste creature in lontananza. E allora quello che faccio è, quando vedo, no, tutta questa cosa, mi concentro e comprendo che c'è, cioè, quella è la fonte del disagio e del dolore che mi ha provocato. Mi rivolgo a uno dei militari che ci sono lì attorno e, leggermente abbassandomi verso di lui, senza guardarlo ma guardandola in fondo, gli chiedo: cos'è quello? Allora uno che ti si avvicina spaventato, perché in realtà ha paura dopo che Brestir ha attivato la, si chiama ascia a catena, cioè l'ascia con la motosega. Nome suggerito. Kawaii ci suggerisce un nome che è Kawaii Flamingo III della Sacra Terra. Molto bene.
Allora, intanto, questo me lo ricordo bene. E cosa stavamo dicendo? Sì, tu gli chiedi quindi informazioni su che cos'è. E questo, un po' spaventato, un po' ammirato, osservandoti imbambolato, dice: è la grande divoratrice, ci mangerà tutti. Beh, di sicuro non mangerà i nobili della Sacra Terra. Questo si gira verso di te, non capendo, dice: siete venuti a salvarci, grazie. E mi alzo di nuovo in piedi, comunque non do più bada all'uomo, rispetto, cioè guardo Yaldra. Attiamo Yaldra. Ok, quindi immagino seguite il tizio che ha detto che vi porterà dal governatore. Ho capito bene? Sì. Perfetto. Allora, camminate per diversi minuti, vi fanno salire su degli strani mezzi di trasporto locali che sembrano come dei tubi della metropolitana che vanno verso l'alto e verso il basso. Questo luogo in realtà è sporco, puzza, la gente ferita è quasi ad ogni angolo di queste paratie di metallo, perché la città all'interno è completamente di metallo e tubazioni. Statue appaiono in delle specie di alcove ai lati, o comunque macchine militari avanzano avanti e indietro in quasi ogni dove. Quando scendete diversi chilometri più in alto, diversi livelli più in alto nella città, la scena è molto diversa. I pavimenti sono di marmo, marmo pregiato evidentemente, e i muri, nonostante siano di metallo, sono tenuti puliti da figure simili, volanti, a quelle che hanno portato le armi a Brestir, che lucidano e sostituiscono le candele che illuminano questi larghi corridoi. Ad un certo punto sentite della musica in lontananza. La sentite? Sì. Sì. Ok. Entrate in luoghi opulenti, sfarzosi, dove della gente vestita in maniera assurda, che hanno per esempio delle gorgiere fatte di tessuto, parrucche, trucco in faccia, arti bionici, meccanici, decorati come se fossero dei divani. E venite condotti da quello che sembra un paggetto all'interno di una stanza. Una stanza che è buia, ma che voi subito, adattando la vista, riuscite a vedere popolata di quattro figure. Cinque, per l'esattezza. Queste cinque figure sono attorno a un tavolo che all'improvviso manda un bagliore verde e proietta la figura che vedete qua. Questa figura è la città riprodotta in maniera olografica. Il pulviscolo della stanza è come un faro di luce per voi, per cui siete quasi confusi a osservare dentro questa stanza. E sentite delle voci concitate. Qualcuno che dice: non è accettabile, non è assolutamente accettabile. Un'altra femminile, estranamente bassa: non è possibile, non si può continuare così. Ed altre concitate, confuse. Quando entrate, tutte queste figure si girano. E ve le descrivo brevemente, scusate le descrizioni lunghe. Nessun problema. La figura più appariscente è questa. È quello che sembra essere una persona incappucciata che nel girarsi si alza diventando più alta di voi. Sembra avere una specie di retro, come il sedere di un ragno, coperto dal continuo del suo mantello, e avere delle gambe arachnidi metalliche. Allunga una mano che vedete bucata, ed essendo fatta di metallo ed essendo robotica capite il perché. E in avanti quello che sembra essere un viso, ma in realtà è una lastra di metallo con tre bulbi luminescenti. Oh, Astartes. Ci chiedono dalla chat se si può ingrandire l'immagine. Faccio subito. Com'è? Shift? Shift Z.
Queste sono intanto le parti superiori. Intanto ci godiamo la musica. Perfetto. L'altra figura invece più appariscente è quella di un guerriero. Ma poi osservate meglio. È una guerriera. L'armatura assomiglia a quella degli Astartes, ma è nera e delle vesti sembrano pendere dalle braccia e dalla zona pelvica di un celeste chiaro. Ha un taglio a caschetto e dalla luce verde vedete una faccia femminile che ha un occhio completamente bianco di cataratta e una specie di grossa cicatrice che le attraversa la gola, mezza bruciata, mezza marrone, mezza profonda, mezza a rilievo. Essa si inginocchia, congiunge le mani e dice: non ci aspettavamo gli Astartes, perfino. Siete ben graditi. Altri tre invece umani. Comunque per la cronaca questa è la signorina che parla. Bella come il sole. Gli altri tre umani invece si girano verso di voi in vesti piuttosto o pacchiane o, come si può dire, che non danno nulla di che all'immaginazione. Uno è quello che sicuramente deve essere il generale delle forze locali, mezza faccia sciolta e un'espressione da duro. È quello col sigaro, ovviamente. Esattamente, ha un sigaro in mano. Un altro ha il petto completamente coperto, non come nella figura, di lustrini e medagliette, un occhio bionico collegato a un tubo che gli va sulla schiena. Esso fa un inchino perfettamente misurato. L'ultima figura, invece, si sposta e mostra che dietro di essa vi è un altro servitor, una faccia che sembra un piatto con all'interno un buco ricetrasmittente. L'immagine parla da sola. Bellissima. Queste ultime tre figure non dicono nulla, vi osservano. Siamo qui per cercare i nobili della Sacra Terra. Quest'ultimo, quello con la parrucca bianca e i vestiti con le balze, si gira verso il servitor. Educatamente allunga una mano, come per suggerire qualcosa, e il servitor dopo un attimo rivolge verso di voi la parola. Anche se sembra che il governatore, ovvero quello che sembra essere il governatore, fra tutte queste persone, abbia parlato molto di più di quello che vi sta venendo riportato. Ok. Si richiede di presentare i propri nomi. Noi siamo la squadra Fierovento, Yaldra, Brestir e Dragnir. Ricomincia a sussurrare all'orecchio. Dopo quello che sembra un minuto buono, il traduttore dice: grazie. Yaldra, preghiamoci. Sì. Avremmo bisogno di celeri informazioni. Quali sono le persone che rispondono al nome di nobili della Sacra Terra? Quella che è la guerriera fa un passo verso di voi. La luce le si dipinge in volto in maniera piuttosto inquietante. I nobili possono aspettare. Qui c'è una città che brucia. Fedeli dell'imperatore muoiono. Le mie sorelle versano il sangue. I nobili possono aspettare. Venite e discutete con noi il piano della difesa. E sembra farvi spazio a questo tavolo. Inizio a scuotere la testa. No, sicuramente avremo piani per affrontare tutto questo, ma ora noi siamo qui per estrarre i nobili della Sacra Terra.
di scatto si avvicina quello che è il tizio infagottato e mezzo meccanico. Avanzo il blaster, non lo punto, però faccio vedere che l'ho in mano. Ok, che viene chiamato comunemente fucile al plasma, così lo sai. Non c'è bisogno di quello. C'è bisogno che voi andiate a spegnere, dirottare le pompe di lava. Altrimenti non solo moriremo noi, morirete voi e moriranno i nobili. Ma daremo da mangiare alla grande divoratrice. Dovreste fare questo. E subito interviene quello che sembra essere il tipo con le medagliette. Dannazione, non ascoltateli. Se non uccidiamo subito quella creatura che dà la caccia ai piloti delle navi, nessuno decollerà da qui, mai più. E io sono qui solo per portare via... Vi indica con le mani. Tutti. Il generale dietro fa di no con la testa. Non mi interessa, abbiamo ordini e quindi ordini dall'impero, dall'imperatore, di portar via i nobili. Il generale, questo, ti si avvicina, ti allunga la mano, come se non fossi intimidito della differenza di dimensione, e ti dice: Isquick Oswald, e voi siete Astartes dei lupi siderali, vero? Esatto, signore. È un onore vedervi di persona. Vorremmo potervi aiutare, ma questi nobili non sappiamo dove siano. Avete informazioni sulla loro ultima locazione? Ma certo, e viene interrotto dalla voce di un automa. Se recupererete i nobili sarà di grande aiuto e Pobbles, il governatore, vi accompagnerà. È il tizio che parla per conto del governatore. Perfetto, ottimo. E generale, mi dica pure qual è l'ultima locazione dei nobili. Vedi che la guerriera si rialza dalla sua posizione in ginocchio e ti si avvicina con aria di sfida. Dammi solo un secondo. Aspetta. Non ho capito bene. Stai dicendo che gli ordini dell'imperatore sono di abbandonare i fedeli dell'imperatore? Non discuto quali sono gli ordini dell'imperatore. Mi sono stati dati e io li eseguo. In tal caso, io so dove sono o dove erano quegli schifosi nobili. La guardo intensamente. Prego, risponda. Ti dà le spalle ed esce dalla stanza. Perfetto. Si avvicina a voi nuovamente l'ammiraglio, quello che distinguete essere l'ammiraglio. Io comunque sono l'ammiraglio Laurentius Norl. So che volete recuperare i nobili. Anche io voglio recuperare i nobili, così ce ne andiamo tutti. Ma non ve ne andrete, né voi né i nobili, se non ucciderete la creatura che infesta lo spazioporto. Dico sul serio, non ci sono quasi più piloti per il decollo, e la nave che vi ha lasciato... Vedi che fa una pausa. Perfetto, guardo Brestir e nella nostra lingua nativa gli dico: quella creatura potrebbe essere un problema. Prova a calcolare che entità e minaccia può essere. Parlaci tu con questi nobili e cerca di capire cosa potrebbe intralciarci, mentre io cerco di capire dove sono i nobili parlando col generale. Non c'è problema. Interrompe mentre parlate di nuovo il traduttore del governatore.
Prego confermare trasporto di governatore prioritario. Il governatore non vi guarda, sembra essere attirato dai tendaggi intorno alla stanza. Io gli do uno spintone potentissimo. A chi? A questo robottino. Non solo, cade. E il governatore fa un salto all'indietro, guardandoti così. Poi dico, non c'è tempo e io sono stufo. Andiamo a vedere questa creatura dopo aver liberato i nobili. Ti si avvicina il generale e ti guarda da una distanza di sicurezza, dicendoti, sì, è vero, però sarebbe buono che faceste un giro sulle mura, sul perimetro. Non ce la fanno più quei ragazzi, bisogna dargli un po' di speranza. Quanto è grave la situazione? Quanto tempo abbiamo? E quello che sembra essere il macchinotto gigante, quello che capite essere il tecnomago, ovvero colui che amministra la tecnologia in nome del dio macchina, si avvicina leggermente, solo con la testa, allungandola come se fosse sul lungo collo e quindi allungando tutto il tessuto rosso del suo mantello. 3 giorni al massimo, 1 se non andate immediatamente a dirottare l'energia della pompa vulcanica. Quindi ricapitoliamo, c'è la pompa meccanica di cui bisogna dirottare, sì, l'energia vulcanica, okay, per la precisione vulcanica. Ma che spada questo tipo. Le mura non tengono più gli avversari. In più c'è una creatura che minaccia lo spazioporto. Sentite una voce che prima non avete potuto sentire perché era tradotta da un intermediario. In realtà e vedete che è il governatore. Ci sarebbe anche una piccola. Tira fuori un fazzoletto e si asciuga la fronte. Una piccola è rivolta nei piani del sottomondo, del sotto, là sotto. Non mi interessa. Ma come? Questo è inaccettabile. Cerca di rialzare il servitor che invece sembra non rialzarsi da terra. Potrebbe iniziare a interessarmi se mi dite dove sono i nobili. E di nuovo lo scatolotto vi si avvicina con la testa, ormai la testa è molto vicina. Le pompe di lava, se non le sdirottate, non ci saranno più nobili da salvare. So che siete Astartes, ma è un concetto semplice anche per voi. Perfetto, allora io direi di iniziare a dividerci i compiti. Cosa dite? Come vuoi. Tu e qualche manipolo di uomini potresti andare dalla creatura nello spazioporto. E io e Dragnir potremmo iniziare a pensare alle pompe di lava vulcanica e magari iniziare ad andare sulle mura. Vedo che avete preso bene la sparizione del vostro velivolo, comunque. Com'è che si chiamava? Drakkarok. In che senso? Ti fa largo spostando un tendaggio e indicando verso il marasma delle creature oltre la lava, che diventa sempre più scuro fino al crepuscolo del pianeta. La vostra nave è più o meno là, da qualche parte. Ce ne fornirete una voi. Certo, ti guarda, se andrete a eliminare la creatura nello spazioporto.
e richiude la tenda. È quello che sto facendo. Brestir, prendi qualche uomo di questo gentile generale. Noi pensiamo alla pompa e poi andiamo sulle mura. Infatti, ancora prima che lui facesse questa cosa, appena Yaldra mi dice tu pensa e fai questo, io faccio un cenno e immediatamente, senza guardare nessun altro, mi giro, esco e vado. Voglio, prima che lui parta, insomma, quando sono stati decisi i ruoli, vorrei avere una previsione sul futuro. Ok, quindi una di quelle con i due dadi. Eh sì, una di quelle con i due dadi. Voglio capire. Okay. Piccolo recap. Esatto. Se farà doppio 1 o doppio 6, il nostro gentile compagno esplode. Fessioni, sì, rossi per tutti. E è giusto. Non vi ho detto la parte peggiore, ma questa la lascio solo nei casi in cui, guarda, succede. Già so cosa potrebbe succedere, conoscendo l'ambientazione. Apro un warp. Beh, sì, tu di base manipoli il warp per utilizzare le energie psichiche. Ok. E allora, quindi, senza nessun malus e nessun bonus, anzi aspetta, scusami, fammi dare un piccolo occhiata alla tua scheda. Perché, raga, posso già giocarmi il PG ora, così. È troppo goloso sto potere. Tu l'hai già aggiornata la tua scheda? No, vero. Con cosa? Con quei dati, ti ricordi, pre-live. Non mi hai dato nessun dato. Orca, allora ti chiedo scusa se non l'ho fatto, mea culpa. Allora, sarà mea premura ricolleggerli al momento corretto. Intanto ti basti sapere che farai un tiro su mente con un bonus di più 3, dove rimarrà il doppio 1 di dado qualunque sia il modificatore o il doppio 6 di dado qualunque sia il modificatore, una bruttissima gatta, okay, da pelare per te. Va bene. E come funziona, curiosità, invece il punto gloria che mi è stato conferito? Ti permetterà di ripetere un tiro di dado per tua lo posso ripetere dopo aver visto l'esito? Certo. Ok, va bene. Descrivendomi in che modo glorioso ciò accade. Ok. Va bene. Avanti. Raga, io tiro, vediamo cosa succede. Con un più 3 allora. Non ci credo. E con questa notizia io chiuderei qui e proseguirei la prossima volta. Sì! Allora, io voglio sapere un paio di cose prima di chiudere, in realtà, se non è troppo tardi. Vai tranquillo. Mi piace, mi sembra il momento giusto per chiudere. Comunque. La prima cosa che voglio chiedere è, tu per caso incedi nell'utilizzo del tuo punto gloria? Ci sto pensando, onestamente, sì. Ci sto pensando. Sì, vorrei, prenditi il tuo tempo, tranquillo. Andare avanti ancora un po'. Vai, sì, ci sta. Appunto, l'ho guadagnato, me lo spendo. Perché mi conviene spenderlo adesso, perché non ci sarà un poi in cui spenderlo. Direi che non c'è scelta. E non ti auguro un doppio 1 o un doppio 6. Quindi ritiro? Certo. Sì. E non finisce la live sul doppio 1, va bene, la finiremo sul doppio 6. Allora. Che ridere, ragazzi, che poi è l'unico personaggio che nessuno avrebbe mai detto che sarebbe morto per primo. Interessante. Pazzesco, Perfetto, ragazzi. Pazzesco. E con questo, okay, Carbonara Roleplay vi dice buon sugo. Ok, buona seppia. Ok, solo una cosa, per cosa volevi usare questo potere? Per avere una previsione futura sul come si dice, sulla divisione del gruppo che Yaldra ha ordinato. Cioè, se così come, cioè per vedere come sarebbero andate le cose nel futuro con il Brestir,
che da solo è un manipolo, insieme a un manipolo di uomini, va ad affrontare la creatura che minaccia lo spazioporto, mentre io e lui dobbiamo occuparci delle pompe di lava. Perfetto. Allora, questa visione avviene innanzitutto appena tu apri la mente al warp. La pressione che tu senti diventa mostruosa, tant'è che ti inginocchi per il dolore. Osservi Brestir affrontare la creatura che compare come fosse invisibile dal nulla. Un manipolo di uomini umani che lo accompagna, in pochi secondi dilaniato come se passasse all'interno di un tritatutto in una nube rossa, e Brestir solo rimasto con l'ascia catena a vendere cara la pelle, fino al momento in cui un lungo artiglio di una zampa che esce dalla schiena di questa creatura con il volto tentacolato lo trafigge, lo alza e con i tentacoli sfonda il cranio, l'elmo, non in quest'ordine, e assapora le sue carni. Yuldra, invece, che dov'è che andava nella tua visione? Si andava alle pompe di lava. Ok. Alle pompe di lava, mentre scende per arrivare in un settore che tu riesci a identificare come nome e numero, subisce un assalto. Le creature inondano i corridoi e il fuoco delle armi è l'unica fonte di luce, finché il buio cala. Non capisci come va a finire in questo caso la storia. In ogni caso, quando la visione finisce, ti ritrovi come aspirato da un aspirapolvere, come da un vortice che ti risucchia violentemente da dove sentivi una pressione, verso l'esterno, verso le creature, e con un urlo disperato che emetti anche nella realtà, la testa si comprime all'interno dell'elmo, chiaramente questo non lo potete vedere da fuori, ed esplode in uno scatto secco, cadi di lato. Ragazzi, a me dispiace tantissimo. No, ci sta, perché? Ciao. E ci chiedono, la città è Aeredus Hive Prime, vero? Sì. E si avvicina al corpo di questa Astartes un signore. Largo, largo. Sono un dottore. Presto, presto. E uno vicino a lui gli dice: fatelo passare. Lui è Kawaii Flamingo III della Sacra Terra. Vomita. Ok. Con questo finiamo la sessione di oggi. Perfetto. Ricordiamo che Kawaii Flamingo III della Sacra Terra era il nome consigliato con mille guancialini dal pubblico, e quindi il master sapientemente è riuscito a usarlo su un personaggio. Io l'avrei usato per un'arma, fa conto te. Attenzione. A me dispiace un casino, ragazzi. Tanto tanto, davvero. Ma non ho capito, credevo che il fatto di poter ritirare annullasse il tiro precedente, scusami. Sì, non hai fatto un secondo 3, un doppio 1? Sì. 5-3. Ah, 5-3 hai fatto. Io sto guardando... Ah, perché 5-3. Il totale è 0, è 5-3, è vero? Io allora, ho rollato allora... 5-3. Oh, che grazie. Scemo. Grazie, mi dai un... 4-1 di fila mi sembrava veramente assurdo. Infatti non capivo... Anche a me, morto, detto, anche a me. Allora, facciamo così. Va bene, allora facciamo... Aspetta, ce l'ho, tranquillo. Quando la testa esplode e vieni risucchiato verso, come anima, i tiranidi, queste creature al di là del fiume di lava, riapri gli occhi e un dolore cocente ti trafigge il cervello. Tu hai visto quello che hai visto e ti sei visto morire, e hai sentito la morte. L'urlo dei tiranidi è
come se fosse appiccicato alle tue orecchie, e per parecchio avrai dei malus su quasi ogni tiro. Oh, ok. Questo mi fa piacere, ti chiedo scusa per aver mal interpretato il risultato, credevo fosse un ennesimo doppio uno. No, allora, no. Genji Vakan si è iscritto, la ringraziamo, e ci chiede quando giocheremo ancora. Allora, prossima domenica penso che continueremo, vero Master? Ah sì, per me. Alle 21.15. Volevo sottolineare che Gamberi Piccanti più su nella chat aveva detto, quando Manuel ci ha detto andremo lunghi, non riusciamo a concludere, Gamberi ha detto... meglio campagna di Warhammer subito. Sì, esatto. Concordo in toto. Scusate, ho perso un po' di tempo. Perso, ho guadagnato un po' di tempo all'inizio. Non hai perso niente. Non hai perso nulla. Anzi, devo dire che mi sto gasando ancora di più. Cioè, proprio sono arrapato come poche cose al mondo. E capisco. E ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito durante la live, che magari adesso sono a letto. Ricordiamo anche che mercoledì prossimo continuiamo con Simbarum, questo serial killer che finalmente abbiamo trovato. Okay. Abbiamo preso. Che figata, abbiamo preso, è da vedere. Adesso c'è il boss finale di questa piccola campagnetta. E, scusami se ti interrompo, sempre rispondo a Genji Vakane in chat. No, al momento non è una campagna, in realtà doveva essere una one shot, una sessione autoconclusiva che però... Doveva essere, insomma, siamo andati un po' lunghi, ma siamo molto contenti perché se diventa qualcosa di più lungo siamo tutti più felici e quindi ben venga. Assolutamente, in più ricordo che verrà caricato il video su YouTube, lo troverete, tu puoi recuperarlo anche qui da Twitch, non abbiamo i video solo abbonamenti al momento, e inoltre magari diventerà una big shot o una three shot, chissà, chi lo sa. Conto sulla big shot perché comunque... Bagnona. Io credo che Manu abbia in testa una cosa, ma forse mi dirà di no. Ovvero tante piccole shot che si che sono collegate tra di loro, credo. Certo, non ne ho mica preparate altre due. Quindi giocheremo ancora a Warhammer, ragazzi, prima o poi, se è questo che vi chiedete. E con qualcosa magari legato alla trama di quello che stiamo giocando, chi lo sa. Bello. Figata. Sono contento. Super se bello. Siete contenti, se vi siete divertiti anche da casa, bomba. In più lancio lì un sassolino infernale e dico che probabilmente venerdì prossimo continueremo la nostra discesa agli inferni con Dantes. Dante guida l'inferno, quinta edizione di D&D. Continueremo la campagna che, cioè la campagna, la shot che abbiamo fatto e che ci ha masterato il nostro Giacomone qua sotto, ovvero Dragnir. Termineremo il quick start e vedremo il capitolo successivo pubblicato sulla rivista Io Gioco, così andremo un attimino più a fondo nell'ambientazione dell'inferno dantesco e completiamo questa avventura in quinta edizione. Figata. Wow. Guarda, sono gasatissimo per tutte le campagne e le shot che stiamo giocando. Non so voi a casa. Mega bello, caspita. Tutto veramente mega bello, ricco. Bene, ragazzi, e con questo vi dico buon sugo a tutti, buoni guancialini a tutti quanti e ci vediamo mercoledì prossimo per chi vuole Simbarum. Buonanotte, bambolini. A presto e buone seppie. Buonanotte a tutti, grazie mille. Ciao, ragazzi. Wow. Grazie ancora Genji Vakan.